Ti posso dare del tu intanto? Sicuramente, Ah, bene, sicuramente. così facciamo prima. Ci ha spiegato un po', ecco, che le tue ricerche sono andate avanti, a parte il discorso dell'ipnosi che credo si siano fermate a qualche anno fa, però ovviamente tu sei andato avanti nelle tue ricerche. Ecco, partiamo da questo. Che cosa fai oggi? Che cosa hai, possiamo dire, trovato la quadratura del cerchio, no? Partendo poi dagli alieni su cui dopo chiaramente di cui parleremo. Sì, certo, la quadratura del cerchio la sto trovando, la sto cercando e forse la troverò quando sarò crepato, forse magari neanche, però ci siamo molto vicini. Attualmente, dopo, io mi occupo di questo fenomeno da circa 35-40 anni. Gli ultimi 20 anni sono stati occupati dal fenomeno studiato con le ipnosi regressive, la programmazione neurolinguistica e tutte le altre tecniche di simulazioni mentali che abbiamo un po' creato e un po' sono venute da noi, insomma. Poi a un certo punto è successo un problema, è successo che io ho perso in parte la vista e questa cosa mi ha un po' ristrutturato tutta la vita. Questo va detto perché purtroppo è così. Quando io vedo in modo diverso, vedo diverso fuori e vedo diverso dentro. E da questo punto di vista ho cercato di andare avanti, di comprendere che le cose che avevo fatto prima forse contenevano anche degli errori. E da questo punto di vista, si può dire così oggi, la vedo in modo molto differente da come la vedevo 3 anni fa. Pensate semplicemente al fatto degli alieni, no? Una volta sono partito con l'idea che gli alieni erano cattivi. Noi eravamo buoni, gli alieni erano cattivi, gli alieni venivano, ci facevano delle cose tremende. E poi a un certo punto ho cominciato a pensare che gli alieni forse erano come noi, cioè un po' sprovveduti, non capivano, non riuscivano a comprendere perché prenderci a noi delle cose che noi avevamo. E poi alla fine ho cominciato a comprendere che gli alieni sono lo specchio di noi, cioè siccome l'universo è fatto di una sola cosa, cioè noi, noi siamo anche l'alieno. E nel guardare l'alieno, in qualche modo lui ci rappresenta un po' i nostri problemi. E noi vediamo nell'alieno quanto siamo stronzi. E l'alieno vede in noi il cattivo percorso che ha fatto di acquisizione di coscienza. Quindi negli ultimi 20 anni sono cambiato tantissimo io. Non credo più che gli alieni siano buoni o cattivi, ma che siano semplicemente alieni, ma di più, che siano semplicemente una controparte necessaria per farci apprendere, comprendere più rapidamente che noi siamo coscienza, siamo spirito, siamo anima, siamo mente, siamo qualcosa di diverso. È stata dura, è stata per me molto, molto dura, perché io venivo dall'idea galileiana, comprendere il fenomeno fisico, studiare come si comporta, scrivere una legge che lo descrive. Purtroppo io ho avuto un problema, il problema è che lavorando con l'ipnosi si entra in contatto con la persona, si entra in un contatto così profondo, così tremendo, così incredibile, che quando la gente pensa in ipnosi, io capisco le cose, e quando io cerco di fare una domanda in ipnosi, quell'altro già mi risponde prima che io abbia fatto la domanda. E siccome io sono un figlio unico, e sono un povero disgraziato, perché i figli unici o vengono bene bene o vengono male male, ecco, io probabilmente sono venuto male male. E ci sono delle difficoltà grosse. Il figlio unico non è capace sovente di confrontarsi con gli altri perché gli manca il confronto. E io, da bravo figlio unico, con le ipnosi ho compreso che c'era la possibilità di comunicare con gli altri in un modo completamente differente. E questo mi ha spiazzato perché non ero preparato a questa cosa, assolutamente. Ho dovuto rivedere l'universo completamente da capo. Ecco, ora sono in questo stato tremendo in cui però sto studiando, vi posso assicurare, la fisica dei quark in questo momento, perché penso che la fisica dei quark sia la cosa più vicina a come noi spieghiamo l'universo, che ci è stato spiegato dalle menti degli alieni, degli addotti. Insomma, datemi ancora un po' di tempo e forse riesco a capire come la fisica moderna e il Clear the Color Test, che è il test che noi facciamo per vedere se uno è addotto o no, siano in fondo la stessa cosa. Tra l'altro, a fine anno è uscita anche un'altra versione, no, di questo test. Sì, il Clear the Color Test, che qualcuno dice è una cazzata pazzesca,
E io non posso che forse essere in accordo con lui, perché ognuno vede le cose come ne ha coscienza. Cioè, se tu hai la coscienza che un pennarello è una farfalla, lo vedrai come una farfalla. E non sono certamente io a dirti: no, guarda, che non è una farfalla, è un pennarello, perché non avrebbe nessun senso tutto questo. Allora, comprendere che il Triade Color Test Dinamico Flash, che è l'ultima versione, è qualcosa che noi abbiamo studiato e lavorato su 20 anni di lavoro, non è uscito dalla New Age, è qualcosa che si rifà alla fisica di Bohm, alla teoria di Pribram, di Koslin, che sono due neurofisiologi che sanno come funziona bene il cervello, all'idea dello spazio di Pulfer, 1925, il grafologo che studiava i disegni dei bambini, Al test di Max Luscher dei colori, 1921, in Svizzera. Cioè, abbiamo tentato. Io, poverino, sono venuto da un laboratorio di chimica organica, quindi so come funziona il cervello, il lobo sinistro, cioè quello che fa 2 più 2 fa 4. Però mi sono dovuto arrendere anche al fatto che esisteva un lobo destro, cioè una parte femminile di me, ahimè, o per fortuna, che avevo sempre tenuto in disparte e che mi diceva: guarda che le cose non sono così, sembrano così, 2 più 2 non fa 4, 2 più 2 fa 4 solo se lo vuoi tu. Il lobo destro mi diceva questo, voleva dire buttare dalla finestra tutta la scienza che avevo studiato per 40 anni. Quindi capite che lo studio dell'alieno è sicuramente stata una cosa interessante per me e per gli altri, eccetera, ma per me è stata una rivoluzione. Cioè, io non sono più quello di 10 anni fa, quello di 20 anni, no, non mi riconoscerei nemmeno se passassi per la strada e mi guardassi. Che dire, questo ha creato nei miei ex collaboratori sicuramente alcune problematiche, perché questi hanno detto: Malanga è impazzito, e perché gli sforzi, gli studi che ha fatto, gli stress a cui è stato sottoposto, sicuramente lo hanno portato a uno stato mentale di poca coscienza di sé. E io devo dire che non è così, non credo che sia così. Io ho lavorato sugli addotti per tanti anni e ho fatto degli errori. Uno degli errori più grossi che ho fatto è sicuramente quello di credere, peccato di presunzione, che li avrei potuti salvare. La gente non si salva se non vuole salvarsi. Io ho fatto questo errore, ho pensato di poterli portare fuori io dal problema. E ora, bene o male, capisco che sostanzialmente la gente deve metterci il suo atto di volontà. Ti vuoi tirar fuori dal problema? Sì, allora vieni fuori. Dico come si fa, ma lo fai tu. Ecco, questa è la mia nuova posizione. Quindi tutto cambiato rispetto a 3-4 anni fa. Le persone che sono contro a quello che dico, che non mi vedono di buon occhio, sono persone alle quali io in fondo un po' un po' chiedo scusa, devo dire la verità, perché non so come fare a spiegargli che la realtà secondo me è diversa, perché loro hanno una loro realtà. Alcuni miei ex collaboratori pensano che io, l'avevo detto prima, sia impazzito, ma siccome uno vede le cose a seconda della coscienza che ha, la loro coscienza ovviamente è diversa dalla mia e loro vedono una realtà differente. Non sono in malafede, non sono cattivi come qualcuno potrebbe pensare, è solo che la vedono da un altro punto di vista e io non ci posso fare niente, perché sta nella loro volontà comprendere le cose, e se loro si sono fermati io non ci posso fare nulla. È molto interessante, no? Perché noi in questa trasmissione già l'anno scorso abbiamo spesso parlato di fisica quantistica, di quello che noi possiamo fare, no? Anche per scegliere l'esperienza che vogliamo vivere. Quindi io devo dire che non conoscevo le tue ricerche fino a qualche mese fa, pur essendo appassionato anche del campo ufologico, no? E mi sono accorto ad esempio di quante cose, di quanti luoghi comuni, di quanta banalità poi girasse e gira ancora su questo settore. E quando ho sentito, e abbiamo mandato in onda la prima parte, no, di quella tua, non so come chiamarla, quel lungo video su YouTube in cui tu spieghi un po' quello che hai scoperto, sì. E subito parti e sei subito partito con la fisica quantistica, e quindi ho trovato subito un legame straordinario con quello che avevo letto e studiato tra virgolette da autodidatta, e quindi questo credo sia la cosa più bella, cioè da questa esperienza di alieni, no, quello che hai detto prima, cioè scoprire che poi, come ci ha detto Alessandro, no,
che la, la coscienza è Dio. Sì. Questa è una cosa che può essere, io cerco di fornire una chiave di lettura che sia una chiave di lettura totale, cioè che sia legata alla fisica, a quello che abbiamo studiato, alla metafisica, alla, alla religione, alla storia. E la mia chiave di lettura, peraltro, a me almeno mi soddisfa, perché spiega un sacco di cose, voglio dire, le spiega praticamente tutte, e sicuramente poi mi troverò di fronte a qualche problema che non verrà spiegato, e quindi la mia struttura verrà demolita da una struttura migliore, ma per ora, visto che questa spiega un sacco di cose, forse è il caso di tenerne conto. Per esempio, la cosa incredibile è che la fisica di Bohm, cioè l'idea, Bohm è un quantistico, un fisico quantistico molto più giovane di Einstein, però Einstein lo considerava un bravo ragazzo, ecco, tutto sommato ci ha parlato. Bohm dice che l'universo è virtuale, è finto, non esiste. Non esiste nel senso che è mutevole, è modificabile. C'è una realtà virtuale di fronte a noi, una specie di Matrix, come qualcuno avrà visto il film si ricorderà. Ma dietro questa Matrix c'è una coscienza, la coscienza che è realtà reale, cioè immutabile, e la coscienza reale, cioè la, la realtà reale, costruisce la realtà virtuale. Noi siamo la coscienza, noi creiamo tutti i giorni quello che ci accade, ma non ne siamo consapevoli. Per cui quando a me succede qualcosa, qualsiasi cosa, questo qualcosa io me lo sono provocato da solo, perché io voglio fare un'esperienza, sono venuto qui in questo universo virtuale per farla, e l'unico modo per farla è costruirmi una situation comedy che di fronte a me mi si presenti e mi costringa a passare attraverso quell'esperienza. Voglio fare un esempio semplicissimo. Se io entro in una stanza dove ci sono delle persone e una persona mi salta addosso e mi dà una coltellata, la colpa è mia. Che dici? Ma come? La colpa è mia? Lui ti ha dato una coltellata. Ecco, io sono entrato nella stanza e io in qualche modo ero già incazzato intellettualmente dentro di me. Il mio campo morfogenetico si è prodotto all'interno della stanza e quella persona lo ha sentito, no? Preso, lo ha colpito, e a me basta alzare una sopracciglia che all'altra persona pensa che io gli abbia fatto uno sgarbo e quindi mi dà una coltellata, ma non è partita da lui la coltellata, è partita da me che ero mal posto di fronte a lui. L'altro di fronte a me è uno specchio, lui mi deve far capire con il suo comportamento che dentro di me c'è qualcosa che non va. Questo è l'aspetto sociologico della fisica quantistica moderna, dove comprendere che la dualità non esiste. Come la dualità non esiste? I buoni e i cattivi non ci sarebbero? L'acceso e lo spento? Il pieno e il vuoto non ci sarebbero? Ma che cosa cazzo dice questo signore qui? Il pieno e il vuoto, per esempio, non esiste, in quanto partiamo da un punto di vista fisico, di fisica, senza andare nella New Age, che a me mi fa anche schifo la New Age, lo devo dire tranquillamente. Poi se guardate un punto dell'universo in cui non c'è niente, pensate che non ci sia niente perché non c'è niente, oppure non c'è niente perché c'è tutto e il contrario di tutto che si annichiliscono? A Pisa, io abito a Pisa, c'è un gioco che è il gioco del ponte, dove c'è praticamente due squadre che si tirano sostanzialmente una corda, fate finta che sia così. Voi guardate questa corda e la vedete ferma. Ma la corda è ferma perché non c'è nessuno che tira? O la corda è ferma perché le due squadre hanno tutte e due la stessa forza? E quindi voi comunque vedete la corda ferma. Ecco, all'interno del nulla non c'è il nulla, ma c'è il tutto. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nulla e il tutto sono la stessa cosa. Vuol dire che non c'è il dualità, non c'è il buono e il cattivo, ci sono solo due persone che hanno acquisizione di coscienza differenti, e queste due coscienze differenti ti fanno credere di vedere la realtà in due modi differenti, ma è solo perché hai una consapevolezza differente della realtà. Guardate che io in questo discorso non ho nominato l'alieno neanche un secondo, neanche una volta. Ma cosa vorrà dire? Vorrà dire che quando abbiamo cominciato a studiare gli alieni ci siamo resi conto che prima dovevamo capire chi era l'essere umano, poi potevamo studiare gli alieni. Ecco, questa è stata un po' la mia tremenda situazione in cui mi sono trovato e che sto cercando di gestire un po'.
così a malapena ora, perché la rivoluzione interna io l'ho fatta dentro la mia testa, e quello che spero è che anche la gente faccia la sua rivoluzione dentro la testa. Il momento storico è fondamentale. Il Papa, facciamo un po' di storia contemporanea. Il Papa, ci abbiamo il Papa e l'Antipapa, in questo istante ce ne sono due. Pensate, Nostradamus diceva che ci sarà sempre stata una storia, una lotta tra il Papa e l'Antipapa. Il Papa che viene creato oggi è il gesuita, il capo dei gesuiti viene chiamato il Papa Nero. Il Papa Nero è quello che nelle profezie viene identificato come colui che sarà comunque quello che creerà dei disagi alla Chiesa. È il 112esimo Papa, secondo le profezie questo è l'ultimo. Nelle profezie si dice che quando i terremoti andranno al monte e si vedranno falsi dei nel cielo, ci sarà la fine. Stiamo arrivando a un momento in cui la fine non è altro che l'inizio di una nuova era, un istante in cui noi in qualche modo ci stiamo facendo una crisi di, abbiamo una crisi di coscienza. Io ce l'ho interna, l'ho avuta interna, la sto sorpassando, ma è anche quella esterna, è una crisi di cultura. Non ci sarà la fine del mondo, ci sarà un ammazzamento culturale, per cui la cultura cambierà, e la cultura, secondo me, futura sarà quella di dire: ma l'universo non è duale, non ci sono i buoni e i cattivi, non ci sono i militari e i civili, non ci sono i musulmani e i cattolici, non ci sono i ricchi e i poveri. Voglio dire, siamo tutti in una scatola, solo che abbiamo consapevolezza differente. Se tutto questo è vero, tutta la mia ricerca di 40 anni sugli alieni è servita solamente a comprendere questo. Pensate un po', chi se ne frega degli alieni? Quando noi abbiamo acquisito consapevolezza, siamo anche in grado di mandarli via. In fondo, l'alieno si specchia in noi e noi ci specchiamo nell'alieno. Noi guardiamo l'alieno e crediamo in qualche modo di vedere la nostra stronzaggine, perché l'alieno viene, ci prende la nostra esperienza, vuole prendere qualche cosa che noi abbiamo e che è nostro, perché non vuole fare la fatica di farla lui, la via dell'esperienza. E l'alieno vede in noi le persone che hanno coscienza, che hanno acquisito consapevolezza, che stanno comprendendo, e in qualche modo noi siamo davanti a lui l'idea del suo cattivo percorso di coscienza che ha fatto. Noi serviamo a loro e loro servono a noi. Quando noi avremo capito che siamo coscienza, che siamo Dio, l'alieno scomparirà. In quell'istante l'alieno comprenderà che noi siamo stati quelli che gli abbiamo detto: ma che cazzo state facendo? Ma lavorate su di voi, che è meglio. In questo contesto capite perfettamente che se io riporto questo discorso nella realtà di oggi, il governo Bersani non potrà mai essere fatto. Eh no. In quello che tu hai scritto, no, nelle varie genesi, come le hai chiamate, c'è un po' poi la storia, no, dell'uomo stesso. Ecco, qual è l'origine dell'uomo? Se puoi rispondere ovviamente a questa domanda. Sì, sì, certo che devo rispondere. Chi l'ha creato? Ecco, l'idea nacque dalle ipnosi regressive profonde, quando la parte animica usciva e parlava della creazione, diceva delle cose incredibili. Allora noi abbiamo cercato di ritrovare queste cose nei miti, nel mito. Il mito è qualche cosa che è una fotografia del passato, del presente e del futuro contemporanea. Secondo proprio la fisica di Bohm, che dice Bohm che l'universo è virtuale, quindi non esiste il tempo e non esiste lo spazio, il passato, il presente e il futuro non ci sono, c'è solo il presente. E questo discorso lo faceva anche quel povero disgraziato di Sant'Agostino, nello stesso identico modo. Non c'era bisogno di aspettare il 2013 e la fisica quantistica, lo diceva Sant'Agostino, era un illuminato. Da questo punto di vista, in questo contesto, noi guardiamo il mito e studiamo e vediamo che nel mito c'era la rappresentazione della cabala ebraica, che era identica a quell'organigramma che io avevo fatto sugli alieni. Un giorno mi metto lì e cerco di costruire un organigramma sugli alieni, che era molto complicato. C'era la creazione aveva creato
una sua immagine virtuale nel nostro universo, e questa immagine virtuale aveva creato due dei, la dualità, si potrebbe dire così, e questi avevano poi fatto tutti i loro sottoprodotti. Vado a vedere e faccio una cosa tridimensionale, poi facendo letteratura vado a vedere una figura della cabala ebraica e dico: cazzo, ma è la stessa cosa che ho fatto io. E allora ho cominciato a reinterpretare la cabala ebraica e mi sono reso conto che la cabala ebraica era la rappresentazione dell'albero della vita, dove l'albero della vita era la rappresentazione della creazione dell'universo, dove c'era nel mito quello che la cabala ebraica aveva preso dagli egiziani. Gli egiziani avevano preso dalla Merkabah, la Merkabah babilonese aveva preso tutto dalla valle dell'Indo. Allora sono andato a cercare la valle dell'Indo e ho trovato gli stessi miti. Brahman, la coscienza, che crea Brahma, la immagine di se stessa della realtà reale, che crea Shiva e Vishnu, due dei. Erano identici agli alieni descritti che vedevamo noi, nelle rappresentazioni. Shiva e Vishnu sono praticamente Enki ed Enlil, se volete, le due creazioni di Enki ed Enlil, cioè gli dei babilonesi, ma potevano essere anche gli dei egizi, che potevano essere il dio Set e Horus, ma potevano essere anche gli dei del Sud America, Quetzalcoatl e il suo fratello, nome impronunciabile. C'era sempre un volatile e un qualcosa che assomigliasse a un serpente in tutte queste creazioni, in tutte queste creature, ed erano gli stessi dei che noi vedevamo descritti dagli addotti nelle ipnosi regressive sotto forma di alieni. Ecco perché io ho scritto poi un libro che si chiama Alieni o Demoni, perché sono forse la stessa cosa, ma se erano la stessa cosa, la dualità, come dicevo prima, non funzionava più, perché non c'erano gli dei e i demoni, gli dei buoni e i demoni cattivi, ma c'erano due masse di stronzi, i demoni e gli dei, che erano stronzi uguali, come peraltro viene descritto nella Pistis Sophia, un antichissimo testo in cui gli arconti, che sono quelli che noi chiamiamo gli dei di prima generazione, l'uomo primo, obbligavano la parte animica ad essere asservita a loro. Era la stessa cosa che noi trovavamo nelle nostre ipnosi. Nell'ipnosi regressiva il soggetto tira fuori la sua parte animica, la sua parte animica racconta che c'è un signore alto, grande, grosso, con la barba, che dice di essere il mio babbo, è il mio creatore, è lui che vuole che io torni a lui, è lui che vuole che io faccia l'esperienza per lui, è lui a cui io devo dare la mia energia. E invece poi si scopre che questa cosa non è così, che questo turlupinatore di parti animiche è in realtà un creatore che ha voluto solo, ha avuto paura di fare l'esperienza, e allora ha delegato le sue creature a fare l'esperienza per lui. Questa è una cosa tremenda, perché l'esperienza si fa perché si è. Io so che cosa vuol dire avere una martellata su un piede, perché me l'hanno data, non perché me l'hanno raccontata. Capite che ancora l'alieno in questo discorso comincia a entrarci sempre molto poco. Quello che conta è l'idea che l'essere umano ha di se stesso, cioè succube degli dei, succube di chi li comanda, succube di chi vuole dividerli. E li comanda come? Facile, con l'idea del divide et impera. Guardate come si vede questo bene nella società. Franceschetti sarà, non lo so, d'accordo. Vi dico questo: per esempio, la Gelmini c'ha dei problemi con gli studenti, e allora che cosa fa? Siccome gli studenti sono contro il ministro, la Gelmini prende gli studenti e li divide in due: studenti buoni della Bocconi e studenti cattivi, gli altri, che si fanno la lotta tra di loro. La Fiat Marchionne c'ha dei problemi con gli operai. Cosa fa per risolvere il problema? Prende gli operai e li divide in due, fa una specie di test in cui dice: gli operai voteranno per me o gli operai voteranno non contro di me. È facile, divide e timpera. Gli esseri umani, oggi, il governo ti dice: te devi votare a destra o devi votare a sinistra, e te ti senti categorizzato in qualche modo. Io appartengo a destra e quindi sono contro la sinistra.
Nell'istante in cui tu capisci che la destra e la sinistra non esistono, ma che ti hanno preso per il culo, non ci vai più a votare. A Grillo gli dai un calcio nel culo e lo butti fuori. A Bersani, a Fini, a Monti, a chi cazzo ti pare. Perché questa gente qui non ha capito che è dentro una unica scatola in cui tutti sono coscienti, ma hanno coscienze differenti. E c'è sempre un capo che fa il furbo e ti dice: tu appartieni alla destra, tu appartieni alla sinistra, quindi devi fare la guerra. E non ti accorgi che tu stai facendo la guerra per altri, che non è la tua guerra, è la guerra di altri. Allora, cominciamo a leggere qualche email che è arrivata. Questa è di Giuseppe Di Bernardo. Più che una domanda è un ringraziamento doppio. Il primo è per aver acconsentito alla realizzazione del mio fumetto The Secret, fino addirittura a prestare il volto a uno dei personaggi. Il secondo, interferenze aliene o meno, è un grosso grazie per avermi fatto capire come funziona la realtà. Oggi, se tra le ombre della caverna platonica in cui ci troviamo riesco a scorgere dei volti, il merito è tutto tuo, Corrado. Grazie davvero. No, ma io devo ringraziare lui. Di Bernardo mi disse del fumetto e io volevo fare. Il problema era portare a culture differenti che magari non sarebbero mai arrivati alla nostra cultura, al nostro sito, al nostro Facebook, quando avevamo Facebook. Era parlare a tutti. E allora perché no il fumetto, che è un sistema meraviglioso per portare, come dire, la pulce, mettere la pulce nell'orecchio ai ragazzi, alla gente, ai giovani. Allora qualcuno mi ha subito criticato e mi ha detto: ma il tuo personaggio è un personaggio comico, lo pigliano tutti per il culo. Ma chi se ne frega, il problema è che il fumetto ha fatto capire a qualcuno, perché poi ha avuto grande successo, che dietro c'è qualcosa. Quando tu vedi in famiglia che c'è la tua moglie, la tua figlia, il tuo figliolo, la tua mamma che ha dei problemi, e cominci a comprendere da psichiatra che i tuoi pazienti hanno qualcosa che hai sentito dire, che io ho raccontato, come succede a volte, qualcuno mi telefona e mi dice: senta, sono uno psichiatra di X, la città tal dei tali, mi hanno portato una suora di clausura che vede di esserini piccoli, alti 1,20 m, con tre dita, il pollice opponibile, mi hanno chiesto di sedarla, io l'ho sedata, però gli ho detto anche alla madre badessa: riportatemela che ci parlerò. Non l'ho più vista, l'hanno richiusa in cella. Ecco, come si fa? Quindi tutte le possibilità di fare cultura in questo modo, di dire alla gente: guardate, sta succedendo della roba strana, io ho capito quasi tutto, forse la mia presunzione, ho capito delle cose, guardatele anche voi, cercate di capire che non siete forse pazzi, che i vostri sogni e i vostri incubi forse sono pura realtà. Provate a guardare questa realtà come l'ho descritta io e magari trovate la soluzione. Io mi ricordo brevissimamente che c'era una signora che dopo 12 anni di Prozac era distrutta, si tagliava con le lamette una volta al giorno e vomitava 37 volte al mese. La sua psicologa aveva pensato che lei fosse anoressica, ha parlato con me 2 ore e mezzo ed è guarita, solo perché gli ho fatto ricordare che cos'era il suo problema. Il suo problema era quando la venivano a prendere e lei si ricordava di essere chiusa dentro un contenitore, un cilindro alto, grande, con dell'acqua o della cosa liquida dentro, e lei non poteva muoversi e lei voleva far uscire con le lamette qualcosa che aveva dentro e che non sapeva che cazzo fosse. E io l'avevo capito, l'ho capito, e lei è guarita. Pazzesco. Un'altra email. Raffaele: vorrei chiedere al professor Malanga come si fa a capire se si è parassitati da qualche entità extradimensionale, non per forza alieni. Se per caso uno stato ansioso continuo e senza spiegazione può essere attribuito a un'influenza costante di queste entità che si cibano delle nostre emozioni e dei nostri stati d'animo. A quando una sua prossima conferenza, magari con Vago Venturi? Ha un'email con cui poterla contattare per dei consigli? Sicuramente sì. 3 domande. L'email ce l'ho, basta cercarla su internet al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, si trova il personale, clicchi su Malanga e viene fuori la mia email, quindi nessun problema.
una mia prossima conferenza con Paolo Venturi sarà a maggio, credo, in Sardegna, a Cagliari, alla zona fiera di Cagliari, e poi io farò un'altra conferenza con Pino Morelli, uno degli co-direttori di X-Times, e, la fine di agosto a Pescara. Dopodiché smetterò tutte le conferenze, non ne farò mai più, perché tutto quello che ho scritto è scritto ed è inutile ripetersi, no? C'è scritto tutto. Sto scrivendo gli ultimi articoli, che poi sono articoli di quantistica, di fisica quantistica, che spiegano come la parte animica è in realtà un gruppo di vettori che è, può essere descritta dalla quantistica, ma di questo basta. Io quello che dovevo dire l'ho detto, quindi è inutile che faccia perdere del tempo alla gente. Come si fa a essere consapevoli di essere parassitati o meno? Esiste il fenomeno dell'adduzione aliena: ti vengono a prendere e proprio ti portano via, ti mettono sulla macchina volante, ti fanno le peggio cose. E poi esiste una sottospecie di adduzione, cioè il parassitaggio. Noi siamo esseri che abbiamo anima, cioè siamo delle candele accese nell'universo, e qualcuno che non ha questa candela accesa, cioè noi siamo fonti di energia, vengono e ci prendono la nostra energia, ce la ciucciano come fossero dei funghi attaccati all'albero, e questo crea, abbiamo notato che crea delle problematiche di tipo psicotico sui soggetti, i quali cominciano a essere depressi, non hanno più voglia di lavorare, non hanno più capacità, non si sentono male, e questo è un aspetto incredibile. Il Triade Color Test, che noi abbiamo costruito negli ultimi 20 anni, serve per identificare, senza possibilità di errore, l'aspetto, la presenza del parassita. Il Triade Color Test si basa su 4 o 5 cose fondamentali, ma in fondo sono una simulazione mentale. 6. Nella tua testa, e vedi nella tua testa una stanza buia, completamente buia, in cui tu sei al centro. Questa stanza buia è la tua, e beh, è buia, lo sai perché è buia? Perché tu vuoi spegnere la luce, è buia, è la tua stanza, puoi farci quello che vuoi. Ma sai che in questa stanza ci sono delle lampade, 3 lampade, e sono le lampade che sono spente, per questo non le vedi. Sono lampade di mente, di spirito e di anima. Quando si accendono queste lampade, tu guarderai il loro colore, la loro posizione, la loro grandezza, e guarderai se nella stanza ci sono altre lampade. Ti posso assicurare che se si accendono delle altre lampade, c'è qualcosa nella tua stanza che non è tuo, qualcosa che deve essere messo fuori. È facile, è un test puramente archetipico, simbolico, ideico, che su 2000 casi non ha mai sbagliato una volta. E questo nel test è uno degli argomenti che colpisce di più. Allora, Corrado, rimani con noi, facciamo una pausa musicale e poi continuiamo a rispondere alle tante domande che sono arrivate qua. Un titolo poi che si collega a quanto stiamo dicendo, parliamo infatti con Corrado Malanga, che è sempre collegato con noi. Universe era il titolo di questo brano dei Two Illusions. E allora noi proseguiamo con le domande che sono arrivate all'indirizzo bordernights@virgilio.it. Volevo proporre la mia domanda per Corrado. Sono diversi anni che lo seguo, però parlando con la gente, rifacendomi alle mie esperienze, la gente non capisce ancora questa percentuale di uomini che hanno anima e altri che non ce l'hanno. Esiste un metodo valido per tutti, dove in meditazione o ipnosi uno sappia con certezza se ha anima o no? Altrimenti che ci stanno a fare quelli con mente e spirito? Da quello che ho capito e intuito, i parassiti incorporei, così come si attaccano agli addotti, in una recente lettera pubblicata da un ex addotta nel sito di Malanga, Il cielo stellato sopra di me, e lo stesso hanno affermato che questi Lux e Company si attaccano anche ai non addotti, e qui rientra il caso da me valutato. Se una persona non è addotta, e mi rifaccio a Castaneda, che afferma nei suoi libri che le forme oscure dal nome di Voladores sono presenti e influenzano ognuno di noi, si capisce intuitivamente che anche le persone comuni potrebbero essere parassitate dagli alieni di Malanga. Ora, queste persone come possono eliminare questi pirla di parassiti? Sono sempre validi il Simbad e il Triad Color Test? Grazie alla disponibilità. Un saluto al professore. Sì, domandona. Dunque,
il Tea dei Color Test è sicuramente la cosa più valida che c'è, perché è l'evoluzione di tutti gli altri test che noi abbiamo fatto, partendo dal Simbad, arrivando alle simulazioni mentali più complicate, e quindi sicuramente ha una validità incredibile. Senza, ora non voglio entrare nel perché, né per come funziona, perché dovrei fare un discorso con una lavagna, un pennarello, e ci staremmo 2 ore e non ha senso. Però la storia degli esseri umani con e senza anima è in realtà una storia incredibile. I primi tempi in cui noi capimmo questa cosa, o credemmo di capire questa cosa, ci venne fornita dalle parti animiche di Prosi, le quali dicevano: ma noi entriamo solo nei corpi che sono adatti, negli altri no. Oppure dalle testimonianze delle memorie alienative che erano all'interno delle menti dei soggetti adotti, i quali dicevano: ma noi non possiamo prendere tutti, primo perché alcuni non ci interessano proprio, perché non hanno quella cosa lì, secondo perché alcuni di quelli che hanno quella cosa lì si rifiutano e noi non ci possiamo entrare. Questi tipi di indicazioni erano fatti da gruppi di ipnotisti differenti, almeno 3 per volta, con casi completamente differenti. Quindi non ero io che suggerivo le risposte al soggetto, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare, anche perché non si può fare, l'ipnosi funziona in un altro modo. E quindi abbiamo cominciato a verificare una cosa: si è anima, non si ha anima, secondo Eric Fromm, oserei dire. Quindi le persone che sono o non sono animiche, come ci se ne accorge? Ci se ne accorge con 3 o 4 punti di vista differenti. Il primo punto di vista è un punto di vista puramente PNListico. Siccome la parte animica è una parte coscienziale molto importante, influisce sul comportamento del corpo. Allora, il corpo che è animico è un corpo che ha caratteristiche fondamentali, cioè si muove, muove la voce in un modo completamente non atono, non monotono, è emozionale e quindi sbatte le palpebre molte volte quando parla, non tiene gli occhi aperti così sbarrati come un bue, ha un aspetto comportamentale di natura emotiva. La voce, cioè le corde vocali, vengono irradiate, irraggiate, irrorate dal sangue a seconda dell'aspetto emotivo. Quindi uno che parla in un certo modo ma poi parla in un altro, cioè non parla monotonamente come tutti quanti che dopo ci possiamo addormentare in 5 minuti, se io mantenessi questo tono dopo 20 secondi sareste tutti dormienti, non so, faccio un esempio, ecco, si capisce perfettamente. Oppure quelli che strillano così, che fanno sempre questa voce qui, che ecco, cioè dove non c'è il controllo delle corde vocali c'è la mancanza della disciplinarietà dell'emozione. Poi un altro aspetto fondamentale è che l'animico è sostanzialmente anarchico, cioè se ne fotte delle regole, perché le regole sono cose che anima non concepisce. Anima ha grande coscienza, sa che è lei che ha costruito l'universo con mente e spirito, ma questo la porta ad andare avanti, al massimo ad essere seguita e imitata da altri, ma sicuramente i gruppi di partiti politici, gruppi religiosi, filatelici, cazzivari, metallari, che si esprimono tutti perché hanno una coscienza di gruppo, come le api e le formiche, gli alieni e i lux, non sono animici. La differenza sostanziale tra un animico e un non animico è che il non animico è segue le regole, è rituale, perché attraverso il rito c'è il tentativo di compensare la mancanza di coscienza di sé. Se io non so chi sono, mi devo integrare nella coscienza del gruppo. Se io non so chi sono, crederò nelle leggi della fisica. Se io non so chi sono, crederò nei misteri della fede. Ma se io so chi sono, gli do un calcio nel culo alla fede e alla fisica, perché so che le mele non cascano per terra perché c'è una legge di gravità. Le mele se ne fottono della legge di gravità.
le mele cascano per terra perché noi abbiamo costruito un universo in cui le mele cascano per terra. Siamo noi i fautori di questo. E da questo punto di vista c'è un aspetto fondamentale, cioè l'abbandono del Dio, chiunque esso sia. Dio siamo noi, da questo punto di vista. Avere un Dio esterno a noi, questo risale alla Grecia dei vecchi tempi. La Grecia dei vecchi tempi, il mito racconta che gli dei erano dentro l'universo, dentro il mondo, e parlavano con gli uomini. A un certo punto gli dei vengono estrapolati e diventano, vanno fuori, vanno sull'Olimpo, se ne fottono degli umani. E in questo istante, in questo momento storico, nasce una dicotomia fondamentale. Noi ci dimentichiamo di essere gli dei. Noi, a cosa servono gli dei? Gli dei servono per il semplice fatto che noi non abbiamo la capacità di prenderci le nostre responsabilità. E io ho ammazzato Tizio, mi dice una volta un pakistano sul treno, ma non sono stato io, è stato il mio braccio, il braccio di Allah. E il mio braccio è il braccio di Allah. Se Allah non voleva, mi impediva di ammazzare questo tizio, ma Allah ha voluto che io ammazzassi questo tizio, io l'ho ammazzato. Se non voleva, e me lo impediva. Me l'ha impedito? No. E quindi la colpa è di Allah, o il merito è di Allah. Io che cazzo c'entro? Io sono il braccio di Allah. E con questo sistema anche il Vaticano fa le guerre sante, le guerre giuste. Cioè siamo impazziti. Cioè qui non si riesce a capire che quando noi ci prendiamo le nostre responsabilità, abbiamo come Gheddafi, che si sognava gli dèi di notte e diceva: devo fare la guerra a Tizio, a Caio Sempronio, perché me l'ha detto Allah. Ma questa è pura follia. Nell'istante in cui te capisci che tu sei il tuo Dio, tu ti devi prendere le tue responsabilità di quello che fai. È per questo che tanta gente preferisce che esista Dio, perché così non si prende la responsabilità della sua esistenza. C'è un'altra domanda e poi tentiamo di collegarci un attimo anche con Paolo Franceschetti. Seguendo nel passato Malanga, chiede Silvio, spesso aveva fatto riferimento al 21 dicembre 2012, citando anche delle sue ipnosi. Considerato adesso la data in cui siamo, mi piacerebbe avere ravvedimenti a riguardo e se ha dei nuovi dati su questo. Certamente, certamente. Abbiamo cominciato a comprendere che sarebbe successo qualcosa tantissimi anni prima del 2012. Io non sono uno che sono amante delle profezie, me ne può fregare di meno, anche perché ora sono dell'idea che noi stiamo creando il nostro futuro, quindi figuriamoci delle profezie. Ma la parte animica, che è senza tempo, perché la parte animica è un gruppo di vettori che ha energia potenziale, ha spazio, ma non ha parte temporale, quindi vede nel tempo contemporaneamente tutti gli eventi insieme, e questo ci permette in ipnosi di fargli vedere il futuro corrispondente al nostro presente. Ebbene, in questo contesto prendevi 100 persone, le mettevi in ipnosi e ti dicevano: un po' succederà un casino, tutti, tra un po' succederà un casino, ci sarà questo, ci sarà quello, ci sarà quello. Mano a mano che andavamo avanti nell'ipnosi, questo evento si spostava nel tempo, si spostava fino a cancellarsi, ma un evento importante rimaneva comunque, la traccia di questo evento. Qualcosa è realmente successo. Probabilmente, non lo so se il 21-12-2012, un giorno prima, un'ora dopo, 3 mesi dopo, 3 mesi prima, è qualcosa che è successo, c'è stato, solo che la gente non se n'è accorta, perché quella cosa che è, secondo il mio modestissimo punto di vista e la mia interpretazione ovviamente, è successa, è che in quell'istante noi abbiamo raggiunto il numero X, il numero di persone tali che non si può più tornare indietro, il numero di persone che hanno acquisito consapevolezza di sé. Non lo vedi la differenza tra il giorno prima e il giorno dopo, perché prima erano 390.000, il giorno dopo sono 390.001, che differenza può fare? Ma quell'uno lì fa acquisire consapevolezza e coscienza, si arriva al punto di non ritorno, e da quel punto lì l'umanità comincia a comprendere che qualcosa è accaduto, che è stata presa per il culo dai falsi dei e dagli demoni e dagli alieni e dagli alienati per
migliaia di anni, comincia ad acquisire consapevolezza di sé e non risponde più ai comandi dei padroni che ti dicono devi votare Tizio, devi votare Caio. Ma chi cazzo se ne frega di Tizio e di Caio? Perché l'idea fondamentale è che bisogna lavorare su se stessi, e in quell'istante, in quel momento che tu acquisisci consapevolezza di te, ecco che il tuo il mio gatto che mi sta... Beh, fantastico, salutiamo il gatto, perché, lo so, perché è in amore, è l'unica cosa che sopravvive all'universo. Questa è una cosa fondamentale, l'unica cosa che sopravvive a questo universo virtuale è l'amore, ma non l'amore quello che si fa normalmente, prendi e vai a letto con una, no, l'amore è un'altra cosa, l'amore è trascendenza, l'amore si vede chiaramente che è il fine ultimo dell'universo, e questo gatto in questo momento me lo ha ricordato, perché è il suo periodo, è il periodo dell'amore. Nell'istante in cui tu acquisisci consapevolezza di te, sai che sei tu il tuo Dio, sai che sei tu che non fai male o bene le cose, devi fare delle cose perché devi fare la tua esperienza, dopodiché gli altri ti diranno tutto quello che ti pare, ma chi se ne frega, la tua esperienza tu l'hai fatta e stai portando avanti il tuo discorso. Questa è la difficoltà, che è anche una difficoltà mia, io non lo nego, perché purtroppo io sono vissuto a 62 anni in un mondo in cui mi dicevano questo è bene, questo è male, devi fare questo, devi fare quello, ah, hai fatto quell'altro, hai sbagliato, non ti sei pulito le scarpe, non ti sei soffiato il naso, dalle cose più semplici. Ma chi cazzo se ne frega, in un mondo del genere in cui vediamo il Parlamento italiano, ci sono delle persone che andrebbero cacciate a calci nel culo in galera e buttata la chiave, e noi ce le teniamo lì. Perché non si fa? Perché questa gente ha bisogno di dimostrare, di dire, di fare. Ma se lo vedono tutti che sono colpevoli di aver rubato i soldi e quindi la coscienza, la consapevolezza in questo contesto agli italiani, perché non fare la rivoluzione? Perché non fare la rivoluzione? Perché gli italiani non hanno nessuna voglia di fare la rivoluzione, loro vogliono mangiare, bere, dormire e trombare, ma da questo punto di vista rimarranno con i governanti che c'hanno, e se li meritano tutti, perché i loro governanti sono lo specchio di se stessi. Sono pienamente d'accordo, il popolo non è migliore di chi lo governa, credo. Assolutamente, assolutamente. Allora, sentiamo se riusciamo a aggiungere Paolo Franceschetti alla nostra chiacchierata e poi proseguiamo con le email, che sono tante, perché chiaramente abbiamo annunciato tutto questo appuntamento. Allora, vediamo un po', Paolo. Ciao Fabio. Buonanotte, buonanotte anche a Paolo Franceschetti. Allora, è la prima volta, credo, che vi incontrate in un qualche modo, no? Tu e Corrado. Sì, è la prima volta. Ciao Corrado. Salute. Allora, credo che poi sei emozionato? Beh, no, è un momento però particolare. Sì, è tanto che seguo Corrado, conosco tanti suoi non so come chiamarli, comunque collaboratori, diciamo, con molti collaboro, insomma. Ecco, che ci sono punti di contatto, poi anche a leggere non quello che avete scritto tutti e due in passato, no? Soprattutto sul ruolo della massoneria nel nascondere certe informazioni. Paolo, la domanda che fai? Sì, vai Paolo, vai. Guarda, io credo che ci siano molti punti di contatto tra i miei studi e quelli di Corrado, e il problema è che vanno approfonditi, perché questo è un discorso che mi ha fatto chiaramente una volta Varo Venturi, no? Che racconto questo aneddoto, no? Mi ha fatto nel film Sei giorni sulla Terra, nei contenuti speciali mi ha fatto un'intervista. Io, siccome per carattere quando mi chiedono un'intervista, oppure, e poi tu Fabio lo sai bene, no? Perché con te ho fatto così, non vado molto a chiedere perché, chi, come, quando la metti, quando la mandi, no, io la faccio, poi dopo la persona ci fa quello che gli pare, non faccio troppe domande. Quando è uscito il film, mi sono accorto che il film era appunto basato sulle teorie di Malanga, che mi aveva fatto delle riprese anche molto particolari e molto simboliche, con il demone Lilith da una parte, una rosa rossa dall'altra, eccetera.
Quindi io l'ho chiamato e ho detto: scusa Varo, ma perché mai fatto, mai confezionato, diciamo, un'intervista, peraltro in un film che parla prevalentemente di alieni, in cui mi fai parlare dei delitti di cui mi occupo, eccetera. Mi volevi dire qualcosa? E lui mi ha detto sì. E dico, cioè, e mi ha detto: guarda Paolo, il fatto è che ora che vi svegliate, anche voi che fate questo tipo di ricerche, se non si uniscono le ricerche che facciamo noi con quelle che fai tu, il sistema non verrà mai capito completamente. E io dico, quindi mi stai dicendo che a molti dei delitti di cui mi occupo, Cogne, Erba, delitti delle bestie di Satana, di cui sono l'avvocato, Corrado forse non lo sa, ma sono legale dei due ragazzi che sono stati considerati capi delle bestie di Satana. E quindi mi puoi dire che, io ho detto che quindi questi delitti sono commessi da persone, organizzazioni che hanno comunque affinità o colleganza comunque con i temi da voi trattati da Corrado, e lui mi ha detto sì. Dice: ecco perché c'hanno sempre, per esempio, tutte le vittime dei delitti di cui mi occupo il cranio fracassato. E mi ha spiegato Varo che prelevano la ghiandola pineale a queste persone. Il problema è che non ho ancora capito perché la prelevano, perché sto ancora studiando, sto ancora approfondendo, e non capisco che ci fanno poi con questa ghiandola pineale. È una cosa su cui mi scervello da anni, diciamo così. E comunque sì, ci sono degli studi da fare in comune, dei settori che si compenetrano. Prima o poi so che Corrado che sei stato male, e quindi poi non ti ho mai né contattato né cercato. Penso che Dorica, la tua collaboratrice, forse ti avrà fatto qualche domanda per conto mio quando mi serviva qualche cosa sulle cose di cui mi occupavo. Però effettivamente ci sarebbe molto da studiare insieme per cercare di capire bene perché fanno certe cose e con che fine e chi le fa. Corrado. Sì, io mi sono imbattuto in aspetti massonici della ricerca che prima si chiamava una ricerca ufologica, ora mi vergognerei anche a chiamarla in questo modo, che riguardano l'ipnosi. Siamo partiti dall'ipnosi. Alcune volte i soggetti in ipnosi venivano addotti da militari. I militari portavano questi soggetti in situazioni che erano definibili, descrivibili come tempi massonici. C'erano le due colonne, Joachim e Boaz, all'inizio del tempio massonico, il pavimento a quadri e l'altare in fondo, dove si facevano delle operazioni strane, e gli esseri incappucciati, i maschi di nero, le femmine di bianco, come il Ku Klux Klan, il KKK americano, e venivano effettuate in ipnosi i ricordi di orge, di messe nere, di situazioni sesso-erotiche strane. Ora ti può capitare una volta, te ne capita due, ti capita tre, allora a un certo punto cominci a pensare che lì c'è qualcosa che non va. Quando a un certo punto abbiamo cominciato a comprendere che all'interno di queste visioni, di queste situazioni, c'erano anche dei fenomeni di adduzione. Ne voglio ricordare uno per tutti. La ragazza che abitava allora a Torino viene a 5 anni e mezzo portata dal suo babbo in un posto particolare, che poi risulterà essere nella nostra ricostruzione uno dei più importanti tempi massonici italiani, anche se ora è una chiesa, succede, e lì all'interno questa bambina, che non si ricorda niente, ma in ipnosi si ricorda bene, viene, ovviamente ho la registrazione da qualche parte, viene denudata e c'è di fronte questi esseri incappucciati a destra e a sinistra, e c'è una specie di signore che è vestito da prete, ma non si capisce bene perché la bambina è piccola e ricorda anche male. A un certo punto dal soffitto esce un raggio luminoso, la bambina viene tirata dentro il raggio luminoso, si trova dentro una macchina volante e si ritrova di fronte al biondo a 5 dita, il quale fa un'adduzione completa. Alla fine la bimbetta viene riportata giù e giù tutta questa messa continua, quello che accade è qualcosa che è legato al rito della vita e della vita eterna, perché in fondo la bambina ricorda due corpi nudi di un maschio e di una femmina, e il maschio accoltella la femmina e col sangue, le cose, eccetera. Quindi una cosa tremenda, se vogliamo.
la bambina poi si ritrova fuori e il babbo la riporta a casa. E la bambina si chiede: come mai mio babbo ha tanti soldi pur facendo il fruttivendolo? Ecco, questo è solamente uno degli esempi che mi ricordo a braccio in questo istante. Qui c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che va compreso molto bene. Non ho capito come mai il Liceo Gelli ha invitato uno dei nostri addotti uscito dalla problematica a casa sua, cercando di lavorarselo e di fargli capire che forse le sue facoltà paranormali potevano servire per recuperare dei soldi all'estero di un certo fondo che aveva forse a che fare con della roba, dei soldi di Craxi, c'entrava dentro Fini, la sorella, un casino allucinante. Cioè, rendiamoci conto che qui siamo su una polveriera. Io non mi sono mai voluto interessare dell'aspetto massonico, se non nella misura in cui la massoneria era legata all'alieno. Questo era l'aspetto che mi interessava, non di fare delle battaglie, magari come fa Franceschetti, giudiziarie per avere una risoluzione di casi, insomma, di riportare le cose come devono stare. Ma a me interessava capire cosa c'entrava la massoneria con gli alieni, e la massoneria con gli alieni c'entra perché? Perché gli alieni sono venuti su questo pianeta imponendo al governo, a chi governa, un patto di alleanza: noi facciamo i cazzi nostri, voi che governate per favore ci proteggete, e in qualche modo noi vi diamo un po' di quello che noi cerchiamo di tirar fuori. L'alieno vuole la vita eterna, lo so che è una cazzata, la vita eterna è una cazzata, ma l'alieno che è scemo la vuole, vuole la vita eterna. Noi abbiamo qualcosa dentro il nostro universo, il nostro corpo, che è l'anima, la parte che ha manca dell'asse del tempo, quindi è immortale, e loro vogliono questa. Sembra una storia di fantascienza incredibile. Ebbene, dentro questa cosa noi ritroviamo tutti i riti massonici e alchemici dall'inizio del mondo a oggi. La trasformazione del piombo in oro non è altro che la trasformazione dell'uomo piscis, così come veniva chiamato dagli alchimisti del 1300, l'uomo che diventa immortale. E diventa immortale se qualcosa lo fa diventare tale, e questo qualcosa è la sua parte animica, e la sua parte animica è chiaramente l'alieno. Sa che esiste, noi non sappiamo che esiste. L'alieno dice ai nostri governanti: guardate, voi cercate di coprire la nostra esistenza dicendo che non esistiamo, negate l'evidenza, e voi, beh, voi ci guadagnerete un po' di parti animiche che vi daranno la facoltà di non morire per sempre. Ti immagini che palle non morire per sempre? Ma chi sono i nostri governanti? Coloro che non vogliono morire. Coloro che non vogliono morire sono coloro che hanno fatto la carriera, che gli piacciono i soldi, che gli piacciono il governo, le grandi famiglie sostanzialmente dei banchieri, le grandi famiglie monarchiche, dal dio Tot in giù, una marea di persone, che forse saranno 2-3 mila in Italia, nel mondo, non di più, che governano il mondo. E queste persone che governano il mondo e che non vogliono morire hanno messo in atto una strategia tremenda, un patto scellerato di alleanza con l'alieno. E questo io mi trovo a dire oggi, dopo aver esaminato più di 2000 casi in ipnosi più o meno profonde. Paolo, vuoi rispondere? Paolo? Sì, scusa, è che avevo bloccato il microfono. Allora, no, non c'è da rispondere, nel senso, ho ascoltato e non c'è nessuna domanda, insomma. Ho capito perfettamente quello che vuole dire Corrado. La cosa che volevo dirgli, io non me ne interesso per risolvere i casi, Corrado, perché non puoi certo risolvere un caso in questo modo e portare in giudizio qualunque cosa che riguardi questo tipo di problematiche. Tant'è che io adesso ho riaperto il caso delle bestie di Satana, facendo la revisione del processo, presentando l'istanza, ma assolutamente mi attengo a dati processuali, e se uno legge il mio atto processuale, men che mai faccio menzione di massonerie e quant'altro. Dico solo che le cose sono andate in modo diverso per scagionare degli innocenti. Porto le prove della loro innocenza e basta, non devo andare a dire chi è stato e come è stato. È per una questione informativa che io me ne occupo.
Cioè io voglio capire per me stesso e per chi mi ascolta e per tutte le persone che mi leggono, perché voglio capire il sistema in cui viviamo, perché funziona e come funziona. E per carità, poi se posso, dal punto di vista pratico, risolvere qualcosa, quindi ad esempio trovare, come in questo periodo sto provando a fare, le tracce di un ragazzo scomparso nel nulla, che si dice essere vittima delle bestie di Satana, ma che non è tale, perché le bestie di Satana non sono mai esistite, in particolare i miei assistiti non hanno mai fatto nulla. Quindi se riesco a trovarlo, a sapere che fine ha fatto, magari sì, però casomai è questo il fine, non è giudiziario, non è pratico, insomma non esula dalla parte professionale e diventa quello che è informativo, cioè che è la stessa cosa che fa Corrado, insomma. Allora, vediamo qualche altra email. Questa è di Marco. Sitchin scrisse che gli Anunnaki vennero sulla Terra per estrarre da essa l'oro. Hai mai pensato che forse questo oro poteva essere una metafora per riferirsi a ciò che gli alieni bramano da sempre, ovvero la nostra matrice di punti di luce, che abbiano modificato il DNA dell'Homo erectus proprio per ottenere una trappola per anime come passaggio preliminare al tentativo di furto dell'anima? Sì, assolutamente sì. È una metafora. Sitchin in realtà non è cosciente di questa metafora, lui interpreta i suoi dati. I libri di Sitchin sono degli anni 50-60, che poi in Italia sono stati pubblicati negli anni 80, ma sono passati 30 anni. Voglio dire, Sitchin già l'aveva scritti, è già vecchi quando sono arrivati sul nostro mercato. Sitchin è un bravo traduttore, ha tradotto un sacco di cose molto importanti, però negli anni 60 non aveva tutte le conoscenze che abbiamo oggi, e quindi la sua traduzione ha sofferto dell'interpretazione della consapevolezza che lui aveva allora, perché oggi con i dati che abbiamo è chiaro che non avrebbe più parlato di un ipotetico pianeta Nibiru che non può esistere su base tecnica e scientifica, ma il pianeta, quella cosa che lui chiama Nibiru è un'altra cosa che non è un pianeta. Così come quando lui mostra nei suoi testi il fatto che i babilonesi comprendevano, esisteva perfettamente la piramide di Giza o di Giza, perché l'avevano disegnata, l'avevano chiamata la montagna di Dio e ne avevano dato le misure, insomma si era capito perfettamente che ahimè Zaccaria Sitchinas ha detto delle cose importantissime e Zaki Awas ha sparato delle cazzate mostruose, ma sappiamo anche perché Zaki Awas, quando era il responsabile delle ricerche sui siti archeologici egiziani, sparava queste cazzate per un problema tecnico e un problema politico, come al solito. Cioè agli egiziani gli piace credere che loro sono stati un grande popolo, e per fare questo hanno bisogno di dire che la piramide di Giza l'hanno costruita loro. Non si possono permettere il lusso di dire la piramide di Giza l'hanno costruita altri che sono venuti in un yuga precedente, cioè 12, 13, 14, 15 mila anni prima, perché allora la popolazione egiziana sarebbe un gruppo di loro pensano, ma che in realtà non è vero, perché hanno una cultura incredibile. Però sapete com'è la politica, no? La politica è un po' come Bossi. Bossi pensa di essere erede dei popoli celtici, in realtà è solamente un ignorante, che ignora, in senso ortodosso del verbo, quello che lui ha fatto, lo ha fatto come si dice, Mosè nel deserto. Tutmosis, poverino, cioè il figlio di Tutmosis, va, il povero faraone, a volte chiamato Akhenaton, scappa perché lui adora il dio Ra, il dio sole, e tutti i preti del circondario dicono: come, te devi adorare il mio dio, il mio dio, il mio dio, e cazzo, quanti dei avete? C'è un dio solo. Allora ancora una volta la chiesa vince e lo cacciano a calci nel culo, e lui nel deserto si porta via 2000 pecorari, che sono 2000 persone che poi fonderanno il popolo ebraico, e a questi gli dà una cultura, gli deve dire: te sei figlio di qualcuno, e allora gli dice, insomma, poverino, lui gli dà la cultura egiziana, non sapendo e non ricordandosi che gli egiziani avevano preso la cultura dei babilonesi, per cui la
Bibbia, i Dieci Comandamenti e quant'altro, sono scritti 12.000 anni prima nelle tavolette che poi Zaccaria Sitchin tradurrà, uguali e identiche. Ma Zaccaria Sitchin non si rende conto che le stesse tavolette sono state in realtà una traduzione del popolo della Valle del Lindo, dove al posto di Noè c'è un signore che si chiama Upnapishtim, che costituisce un'arca della grandezza, invece di esserci una colomba credo che ci sia un corvo che vola, ma è l'unica differenza che c'è, cioè anche da un punto di vista storico la gente ci vive di culo. Allora l'unico modo per non essere presi per il culo è studiare un sacco, comprendere le cose e capire che dietro c'è una realtà completamente diversa e che è alla portata di tutti, tutti possono capire, solo che dovete metterci un po' di buona volontà. Non è come la gente che mi scrive: senta, mi spiega questo, e io gli dico: guardi, c'è scritto nell'articolo tal di tali, ma io non c'ho voglia di leggere, lo spieghi lei, allora lo mando a far culo. Allora, troppo forte, Corrado. Bene, allora facciamo adesso un'altra pausa musicale all'insegna del nuovo tango con i Gotham Project e poi riprendiamo da una mail, credo che ci è stata scritta, da una ragazza spagnola. Sempre affascinanti i Gotham Project, dal loro album credo più riuscito, ormai di 10 anni fa, era Kermot Spatz. Bene, proseguiamo questa lunghissima, vedete come si sta. Io ringrazio Corrado, davvero, che è in contatto con noi ormai da moltissimo tempo, lo ringrazio di cuore per questa sua enorme disponibilità nel rispondere alla domanda. Questa email che vado a leggere adesso è un po' difficile. Mi chiedo cosa pensa Corrado su ciò che possiamo fare per promuovere lo sviluppo della coscienza, coloro che non credono di essere capiti, ma ci stiamo svegliando a questa nuova realtà che abbiamo scoperto, Corrado. La ragazza ha tradotto un po'. Capisco perfettamente. Ecco. Capisco perfettamente. Io credo che poi, insomma, noi tutti saremo d'accordo. Io credo nella mia io credo che tutti saremo d'accordo nel comprendere che ognuno deve fare un percorso di coscienza. Il percorso di coscienza è privato, è personale, e dobbiamo lasciare agli altri tutte le potenzialità, tutte le possibilità di comprendere. Non incazzarti quando una persona davanti a te non capisce, dagli il tempo, può darsi che comprenderà, ma non lo forzare a comprendere. Te dagli la tua visione delle cose, però lui poi farà il suo percorso, che è un percorso personale. L'acquisizione di coscienza è un percorso personale, non è che lo dico io, sì, lo dico anche io, ma lo dice Ilya Prigozhin, che è un premio Nobel per la chimica, che ha studiato perché nascere è un processo contratermodinamico. Il processo termodinamico è morire, rilasciare dell'energia all'ambiente, non acquisire dell'energia. Ma chi? Perché? Cioè, è contratermodinamico, va contro le leggi della termodinamica e soprattutto contro il secondo principio della termodinamica, nascere. Allora, Ilya Prigozhin spiega, che prende il Nobel, perché in realtà accade qualcosa per cui il secondo principio della termodinamica in quell'istante non vale più e si nasce. E dice, e la cosa più bella del suo premio Nobel è che l'acquisizione di consapevolezza è un processo personale e va in una sola direzione, non torna indietro. L'uomo non può tornare scimmia, se mai scimmia è mai stato. Paolo, qualche altra domanda? Sì, volevo dire a Corrado, chiedere a Corrado, fatta una premessa molto rapida, su cui ovviamente non mi posso soffermare molto, sul fatto che sostanzialmente in tutti i delitti in cui c'è dietro la mano della massoneria o dei militari, che poi sono in estrema sintesi tutti i delitti che vanno in TV, Cogne, Erba, Garlasco magari non sono militari, è molto più umano l'intervento comunque, quindi Cogne, Erba, talvolta anche il mostro di Firenze, eccetera, la maggior parte delle vittime ha il cranio fracassato, completamente sfondato, e perché appunto mi dicevano che prelevano la ghiandola pineale. Volevo sapere, ma secondo lui ha una bozza di idea oppure sa perché, che ci fanno, perché sono così interessati alla ghiandola pineale? Questo è un discorso che io non so se sono in grado di
Ce l'ho chiaro, ma non so fino a che punto. Per cui, se sono poco comprensibile, è perché ce l'ho poco chiaro. Però, dillo a me, Corrado. Ecco, dirò questo. Dietro questi delitti, come dietro altre cerimonie molto particolari, si nasconde un aspetto di tipo religiosistico, rituale. Il rituale è una serie di cose che viene ripetuto e che ti fa comprendere che quel delitto è stato compiuto da un gruppo di persone che segue quel determinato numero di regole. La regola è una cosa che è legata all'assenza della parte animica, ma alla presenza sovente di poca coscienza. Il soggetto massonico che ha a che fare con l'alieno, come l'alieno stesso nei suoi comportamenti, abbiamo notato essere estremamente rituale. Questo che cosa vuol dire? Che all'interno della funzione massonica, dove c'è un rituale di assassinio, se non uno stupro, o chi più ne ha più ne metta, ci sono una serie di atti ripetuti dentro i quali si è perduto il significato originale. L'alieno viene sul nostro pianeta 500-600 mila anni fa e comincia a fare delle cose. L'uomo comincia a imitarlo, soprattutto l'uomo legato all'alieno, l'uomo che farà la carriera perché l'alieno vuole, e non capisce l'uomo che cosa sta facendo l'alieno, e lo riproduce in un rituale che, mano a mano che il tempo va avanti, perde di senso e di significato. Rimangono solo dei barlumi archetipici, simbolici e ideici di quello che era prima. Quindi il rituale simbolico ha a che fare con, per esempio, il rituale della vita. La vita e la morte, l'uomo e la donna, l'uomo ammazza la donna. Il rituale è che lo spirito deve sopravvalere sulla parte animica, e la parte coscienziale del maschio, dell'alieno, del maschilista, che deve distruggere la parte femminile di sé, come peraltro vediamo nella Chiesa cattolica e in tantissime altre chiese tutti i giorni. Oppure lo sfondamento del cranio è la pineale. La pineale è quel posto dove l'alieno da milioni di anni mette quel microchip lì per far funzionare male la ghiandola pineale, quello che gli antichi poi in fondo chiamavano erroneamente il terzo occhio, perché il terzo occhio è una cosa più complessa, no? E allora impadronirsi della ghiandola pineale assume il significato simbolico e ideico di impadronirsi della potenza dell'alieno, come i cannibali che mangiano l'avversario perché pensano che mangiandolo in qualche modo prenderanno il suo potere. I massoni e chi comunque fa questi tipi di simbolismi li ripete senza comprendere minimamente qual era il significato simbolico, secondo me primario, al quale essi erano legati. Allora, c'è un'email lunghissima che veramente non c'è tempo di leggerla perché è veramente infinita. Leggo solo perché poi fa tutto, prende dei tuoi scritti, Corrado, li commenta, fa delle domande, poi magari te la giro perché è veramente lunga. Ti leggo solo questo passaggio. L'80% di anime che non hanno avuto il coraggio di scendere a fare l'esperienza. Ma perché allora esistono i corrispettivi posti macchina, cioè contenitori con mente e spirito? Dipende dal fatto che ormai gli alieni ce li avevano messi i contenitori umani e questi comunque si riproducevano? Sì, sì, capisco. Brevissima chiarificazione per chi non sa questa cosa. Una delle mie ipotesi di lavoro è che l'universo è fatto da diversi livelli che sono tutti quantizzati. Il livello superiore, dove ci sono altre energie, altri esseri senza corpo, è abitato, secondo le nostre ricerche, da quegli esseri che non hanno niente a che fare con gli alieni che vediamo, ma sono gli esseri che comandano un po' tutto sto teatrino, e sono quelli che hanno dato poi vita alla New Age e a tutte le cazzate che la New Age ha sparato. In questo contesto, quelli del piano di sopra, come li chiamo io, sono noi che non hanno avuto il coraggio di scendere.
loro non hanno avuto il coraggio di fare l'esperienza della vita, di soffrire, di nascere, di vivere, di morire, di patire, perché è nella esperienza che tu fai e nella essenza dell'essere che tu sei. La coscienza, vi siete mai chiesti, no? Una banalissima domanda che se voi fate al prete di campagna lo mettete in disagio totale: ma Dio, siccome sapeva tutto, ha creato questo universo, ma perché l'ha creato? Tanto sapeva già come sarebbe andata a finire, no? Provate a fargli questa domanda e vedete che si spara nelle tempie, perché vi blatera delle spiegazioni assurde. Allora te lo dico io perché. Perché la domanda non ha senso. Perché la coscienza ha voluto manifestarsi? La domanda non ha senso, perché la manifestazione e la coscienza sono la stessa cosa, nel senso che se la coscienza non si manifesta, non esiste. Tu per essere devi fare, più fai, più sei. Quindi quelli del piano di sopra si sono fermati al piano di sopra e hanno deciso che l'esperienza della vita e della morte, che era per loro dolorosa, non hanno avuto il coraggio di farla. Ma l'universo, che è un universo olografico, virtuale, bohmiano, della fisica di Bohm, ha previsto che ci sarebbero stati i posti al piano di sopra e al piano di sotto per le parti animiche. I 7 livelli di energia sono un po' come i livelli della pagoda del film di Bruce Lee, dove lui deve affrontare un guerriero a ogni piano differente e arrivare in cima e comprendere che la coscienza è nel discendere, non nel salire, come dice la New Age, che ti fa un discorso esatto che ti sembra bello per tutto e poi alla fine ti mette una ciliegina sbagliata per fregarti. Devi comprendere che devi scendere in fondo. Noi siamo qui nella merda di tutti i giorni, nel 3D, per capire, per comprendere, per fare l'esperienza, perché noi siamo tutto, perché abbiamo deciso di fare tutto. Quelli del piano di sopra, i cosiddetti angeli custodi, tra virgolette, della New Age, hanno deciso di fare l'80% e di non scendere in fondo, quindi sono molto meno consapevoli di noi e non hanno nessuna voglia di scendere e di occupare gli 80% di posti macchina vuoti, che però sono stati previsti dall'universo olografico. Loro devono comprendere che non esiste altra via. Noi, o perché siamo stati buttati giù a calci nel culo, o perché ci siamo venuti obbo torto collo, però siamo qui e io sono contento di essere qui e di fare e di soffrire nella sofferenza della mia esperienza, perché so che questo è l'atto finale e mi posso solo augurare, anche se quelli del piano di sopra impediscono che questa sofferenza venga portata fino in fondo, perché sarebbe coscienza che noi prendiamo, e l'istante in cui prendiamo la coscienza poi siamo costretti a obbligare quelli del piano di sopra a scendere, perché tutti devono acquisire consapevolezza di sé, se no non possiamo andare a casa nemmeno uno di noi, perché la coscienza è unica e non possiamo lasciare qui nessuno su questa cazzo di terra. Allora ecco che loro non vogliono e quindi loro rimangono sopra. Ma loro, ecco, lo devono capire che devono scendere, devono fare l'esperienza, devono comprendere. Tutti dobbiamo comprendere. Lo dico nella vita quotidiana. Io ci sono delle cose che non mi piace fare, non le voglio fare, ho paura di farle, e invece prima o poi le dovrò fare, dovrò acquisire la forza e il coraggio di farla, perché sennò non capirò che cos'è queste cose e mi mancherà qualche cosa alla fine dei conti. Sì, poi le cose, lo diciamo spesso, no? Le cose che uno, da cui uno fugge, poi sono quelle che poi ti si presentano con più insistenza, spesso è così. Senza pietà, senza pietà. Altra domanda, Elena, si parla spesso nei suoi studi che in quelli di altri come Biglino, per esempio, degli dei alieni che hanno vissuto sulla Terra mostrandosi al popolo e facendosi adorare. Una cosa che non ho mai capito è come mai a un certo punto della storia tutti questi personaggi sono spariti dalla scena pubblica pur continuando a gestire le redini del mondo. Esistono diverse ipotesi di lavoro. Noi non c'eravamo e quindi possiamo solo immaginarci le cose. La nostra ricostruzione storica arriva fino a grosso modo 12.000 anni fa, quindi fino alla valle dell'Indo, dopodiché c'è stato il diluvio universale e chi c'era prima? Atlantide? Mu? Boh? Non si sa, però qualche pseudo leggenda
è venuta fuori, e però è molto soft, non ci possiamo insomma ragionare tanto sopra. Allora, per esempio, nell'ipotesi dell'esistenza degli dei della Valle del Lindo, nel testo Vimanika Shastra, in sanscrito, Vimanika Shastra vuol dire trattato sulle macchine volanti, dove Vimana è quella macchina che vola come gli uccelli ma che contiene gli uomini. Sarebbe una traduzione un po' dal sanscrito, no? Traduzione da 5 lire che faccio io, ma in realtà ho letto da qualche altra parte. Questi uomini che volavano su Vimana e che facevano la lotta con il popolo di Aztlan, che volava su delle macchine che si chiamavano Ashvin, non ha niente a che fare con gli dèi. Gli dèi erano altre cose, anche loro avevano le loro macchine volanti, erano superiori. Questi erano esseri umani con una loro tecnologia. Si parla di uno yuga precedente, cioè un periodo storico prima del diluvio universale. In questo periodo storico, se le tradizioni orali tramandate dai veggenti della Valle dell'Indo, dai sapienti della Valle dell'Indo, hanno un minimo di verità, e dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto, allora dobbiamo pensare che allora, anche allora, gli esseri umani avevano raggiunto un livello di civiltà tale che era un po' impensabile per gli alieni, cioè gli dèi, che hanno ovviamente, come sempre, tentato di distruggere la civiltà umana facendola ripartire dall'età della pietra. E questo sarebbe il diluvio universale. In questo contesto, gli dèi di allora hanno dovuto per forza dare una manata alla coscienza terrestre, distruggendo tutto quello che c'erano e scomparendo. E oggi non si possono più presentare. Ci hanno provato a presentarsi gli alieni su questo pianeta, ma l'abbiamo preso un po' da peracottari. Ci ha provato Gesù Cristo, Joshua, non Krishna, che è un altro Cristo, che è un'altra cosa. Ci hanno provato alcuni santoni indiani, però fanno i miracoli, ma gli esseri umani ora non si accontentano più dei miracoli, vogliono i soldi, e quindi hanno capito che in qualche modo con la miracolazione sì, può piangere la statuetta della Madonna di Grosseto, ma insomma la statuetta della Madonna di Grosseto piange sangue umano maschile, quindi un po', voglio dire, non ci pigliamo per il culo. In India piange la statua del dio Scimmia, allora vuol dire che qualcuno sta manipolando la realtà virtuale per farci credere che gli dèi esistono, e soprattutto quando questi dèi arrivano, ecco che l'istinto di colpa dell'uomo deve diventare grande. L'uomo non ha colpa, perché la colpa non esiste. L'unica colpa dell'uomo è quella di credere in un Dio inesistente. Paolo, ci sei sempre, no? Sì, ci sono. Eccoli qua. No, sai che ripensavo a quando abbiamo parlato spesso di quello che ti è accaduto, no? Durante alcuni viaggi, tentativi, cioè incidenti che hai avuto. Se lo vuoi riepilogare brevemente a Corrado per sentire il suo punto di vista su questi episodi. Sì, va bene. Allora, dunque, proprio in estrema sintesi, verso ottobre, prima di mettermi in viaggio, diciamo che ho ricevuto diversi avvertimenti che potevo avere degli incidenti in viaggio. Allora, che succede? Che parto con la macchina di mattina, ero riposatissimo, ho dormito bene, quindi nessuno stress e tutto. Allora, ero partito verso le 10 del mattino. Verso le 10 e tre quarti, in superstrada, in una galleria, ho come se fosse un attacco, non di stanchezza, il corpo mi rispondeva malissimo, diciamo così. E mi si chiudevano gli occhi, tant'è che per non uscire di strada, per non farmi chiudere gli occhi, ho dovuto recitare ad altissima voce un mantra per cercare di reagire, diciamo così, e poi mi sono dovuto fermare in corsia d'emergenza. Ho rievitato un altro incidente dopo qualche giorno con le stesse modalità, sempre in galleria, cioè entrato in galleria immediatamente sono stato colto da questo
da questa sensazione di non riuscire a controllare la macchina e da questi occhi che mi si chiudevano con la forza. Peraltro poi quando mi sono messo in corsia d'emergenza, uscito, sbandavo, non riuscivo a tenere l'equilibrio, eccetera. Sensazione che poi dopo qualche ora è passata. Poi pensavo di stare meglio, cioè di stare meglio, di non essere più soggetto a questi episodi, perché per qualche giorno non è successo più niente. Quindi stavo un po' distratto, insomma, a un certo punto stavo viaggiando in rettilineo, mi ritrovo completamente fuori strada e vado completamente da un'altra parte, non so come, perché non, e niente, quindi ho distrutto la macchina, però fortunatamente non mi sono fatto niente. Proprio la sensazione è stata come di una forza potentissima che mi guidasse le mani e gli occhi anche contro la mia volontà. Poi è successo che una persona che conosco mi ha detto: "Guarda, intervengo io e in astrale." Mi ha detto: "Ti ho tolto questo parassita che avevi addosso, un parassita che avevi proprio in mezzo agli occhi." Dice: "Strano, perché in genere non si mette in quelle posizioni, però te l'ho trovato in mezzo agli occhi." E in effetti mi sono sentito benissimo dopo che mi ha fatto quest'opera di liberazione, diciamo così. Quindi, sì, questo è l'episodio a cui ho assistito. Non so che cos'è, qualcuno lo chiama un elementale. I tuoi collaboratori con cui ho parlato mi dicono: "Forse sarà un alieno." Poi ognuno ha la sua spiegazione, insomma. Corrado. Non facile dare una risposta precisa, perché ci possono essere due o tre, non infinite, ipotesi di lavoro. Una ipotesi di lavoro è legata all'aspetto che noi siamo, secondo il mio modesto punto di vista, ovviamente, i creatori dell'universo. Noi siamo Dio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi creiamo tutte quelle situazioni che ogni giorno ci portano di fronte a vivere un'esperienza che noi stessi abbiamo deciso di vivere, cioè ci costringono a vivere questo. E quindi noi ci specchiamo nell'universo che ci circonda. Quindi una ipotesi di lavoro è comprendere come, se qualcosa nel mio comportamento non ha funzionato, io ho perso coscienza, questa cosa mi fa pensare che devo leggere questo aspetto che mi sta colpendo più volte come l'idea di non aver compreso bene qualche parametro che mi sta circondando, che è legato alla consapevolezza di me. E allora, siccome questo parametro è importante, io stesso cerco in qualche modo di farmi capire a me che sto perdendo il controllo dell'automobile, che era la rappresentazione del corpo da un punto di vista psicoanalitico. Vi ricordo che i soggetti addotti ricordano di essere nelle automobili che fanno delle cose, ma le persone anche normali, voglio dire, l'automobile è sempre la rappresentazione del corpo fisico. Questo è un aspetto della questione. Secondo aspetto della questione, certo, esistono degli esseri elementali, non so come chiamarli, come definirli, Castaneda ne ha parlato, che possono in qualche modo tentare di succhiare la parte energetica, animica delle persone e sostanzialmente questo produce, quando entrano nel corpo umano, degli istanti di perdita di coscienza. Va sottolineato che da questo punto di vista, questa specie di pseudo alieno, questo fungo, questo parassita, non ha nessuna intenzione di ammazzare l'origine della sua energia. Quando questa cosa succede, succede per caso, per sbaglio, perché sennò dopo, una volta ammazzata, non ti ciuccia più. Questa è una cosa che l'alieno ha perfettamente chiara, cioè nei film di fantascienza si vede sempre che l'alieno arriva e distrugge l'umanità. L'alieno mi ha insegnato una cosa importante: nelle ipnosi regressive si capisce perfettamente, l'essere umano non va ammazzato, l'essere umano è una risorsa, va tenuto in vita. Questo mi fa pensare forse più alla prima ipotesi, cioè che sia un mio stesso tentativo di comprendere le cose. Voglio fare un altro esempio perché mi
voglio essere capito bene da questo punto di vista. Molti dei nostri addotti che hanno dei fenomeni paranormali allucinanti, soprattutto perché sono addotti, la loro parte animica cerca di spiegare alla mente che ha un problema da risolvere e la mente non capisce. Allora, la parte animica, attraverso un sistema di natura psicosomatica, produce delle malattie sul corpo: la psoriasi, l'ulcera, un bubbone che si gonfia da una parte, il fatto che io non possa più muovere la gamba sinistra o destra. Attraverso la medicina di Hammer poi si può comprendere che cosa vogliono dire queste cose. Hammer è un medico tedesco che ha detto un certo numero di cose più interessanti. Dopodiché la tua mente continua a non capire, perché dice: ma boh, mi è venuta la psoriasi, chi se ne frega, la curerò. Invece è, siccome la psicosomatica dice che tutte le malattie del corpo sono dovute alla parte animica, come diceva Jung, come diceva Platone, come diceva Plotino, e te non l'ascolti, allora la parte animica fa un'altra cosa: comincia a farti scoppiare le lampadine quando te passi per la strada, cioè interviene sulla realtà virtuale nel tentativo di farti capire che c'hai qualcosa da capire. E ovviamente noi che non sappiamo queste cose continuiamo a non capire. Allora io negli ultimi mesi proprio ho creduto di poter imparare dall'osservare il mio stesso comportamento e le cose che mi succedono d'intorno, e utilizzare queste come specchio per chiedermi: ma come mai mi è successo questo? Cosa c'è dentro di me che ha prodotto questa cosa? Perché io ho lasciato che questa cosa si producesse? Perché io sono il padrone della mia realtà? E se questa cosa si è prodotta e mi si è manifestata, io devo comprendere perché. Da questo punto di vista ho avuto delle ottime idee nel fare delle cose. Per esempio, ancora un altro esempio, no, io non la voglio fare lunga perché poi io sono uno molto logorroico. Quante volte vi sarà successo di leggere un libro, di guardare un film in televisione e di vedere quella scena che dice: ma quella è proprio la cosa che sta succedendo a me? Ecco, secondo me non è a caso che voi in quell'istante siete lì e guardate quel film. La vostra coscienza, che è produttrice della vostra realtà virtuale, vi ha messo di fronte a una situation comedy in cui quella cosa vi appare e vi deve dire: guardate che ti sto dicendo questo, guarda, e qui c'è il tuo problema, guarda, comprendi. Ecco, quindi può darsi anche che questo tipo di sbandamento sia dovuto in realtà a una volontà interiore inconscia del soggetto che ti dice: guarda, comprendi, c'hai da comprendere qualcosa. E questa è la mia ipotesi di lavoro, ovviamente. Allora, ci sono altre domande, andiamo veloci per le risposte, ma non perché non ti vogliamo sentire, ma non ti vogliamo rubare troppo tempo. Allora, a Hilda fa una serie di domande. La prima: si può essere parassitati solo da alieni incorporei e non essere addotti? Sì, la risposta è assolutamente sì. Esistono tutta una serie di casistiche, noi le abbiamo viste. Alieni incorporei possono assolutamente parassitare il soggetto senza che questo abbia mai avuto una vera e propria adduzione meccanica, la macchina volante che ti porta via. Certo. Si può essere addotti solo una o due volte? No, se ti tocca una volta ti tocca tutta la vita, perché all'alieno gli sei piaciuto. Si può essere addotti non ricordando assolutamente nulla? A livello cosciente no, ma inconsciamente te ti ricordi tutto. Cosa ne pensa dell'acqua diamante di Joel Ducatillon e delle piramidi di trasmutazione? Perché nel gruppo su Facebook mi hanno sconsigliato di berla e di farmi fare le piramidi. Devo dire che non sono molto preparato su questo argomento, però non c'è bisogno di farsi guarire dagli altri. Io ho compreso che siamo noi che guariamo noi stessi, perché siamo noi i produttori delle nostre stesse malattie. Qualsiasi esse siano, da un cancro a un bubbone che ti scoppia, sei tu che l'hai voluto, sei tu che hai voluto essere malato perché devi fare quell'esperienza e il corpo parla per te, e così sei tu che ti autoguarisci, come mi è successo di vedere più di una volta con gli addotti la cui parte animica aveva preso consapevolezza di sé e si è guarita. Enrico poi ci chiede: tutti coloro che sono RH negativo sono potenzialmente anima? No,
non c'entra una mazza. Tutti coloro che sono RH negativi erano quelli che fino al 1945 erano preferiti dagli alieni, perché gli alieni preferivano le femmine con RH negativo perché dovevano fargli partorire dei feti loro che introducevano come blastule, chiamiamole così, all'interno dell'apparato genitale femminile. E dopo 3 mesi circa, a livello di ricostruzione di in ipnosi regressiva, con opportuno apparecchio, queste blastule venivano ritirate fuori e c'era dentro l'alienetto cresciuto. Dico questo perché l'ovulo è esterno, non è interno. Noi abbiamo avuto anche delle persone con le tube tappate chirurgicamente che erano rimaste incinte. Questo voleva dire che l'ovulo veniva da fuori, non da dentro, cioè che era qualcosa che era stato immesso all'interno dell'apparato genitale femminile. Siccome l'alieno non deriva dal resus, cioè RH, dalla scimmia primogenia di 6 milioni di anni fa, da cui tutti, secondo Piero Angela, poverino, veniamo, il fatto che se te sei di RH negativo, cioè non hai il resus positivo, si creano degli anticorpi, la madre produce degli anticorpi sul feto del bambino, il feto, il bimbo viene scaricato. Allora, è chiaro che l'alieno preferiva, prima del 1945, donne con RH negativo. Dopo sono state create le immunoglobuline, IG, immunoglobuline, e anche le donne con RH negativo possono partorire bambini con RH positivo, senza grossi problemi. E da quell'istante in poi evidentemente abbiamo avuto un incremento nelle addotte femmine con RH positivo. Quando noi abbiamo cominciato 20 anni fa a fare la nostra ricerca, l'80-85% delle donne addotte era RH negativo. Ora sì, siamo 60-40. Sempre Enrico chiede: è possibile poterlo incontrare, Corrado? Sì, di impossibile non c'è nulla. Però va anche detto francamente che io sono un po' stufo di incontrare le persone, di dire le cose, tutto quello che avevo da dire io e che ho da dire, non c'ho segreti, l'ho scritto tutto, quindi basta avere un po' di fatica e leggere le cose che ho scritto sui vari siti internet, dal sito di Coma, ma anche tutti quei siti che sono collegati da una rete internazionale che va dal cinese al finlandese, allo spagnolo, al brasiliano. Allora, infine l'ultima email, Alessandro e Paola, è un po' lunga però mi sembra interessante. Caro professore, sono già tanti anni che la seguiamo con le sue ricerche sull'anima e sulla faccenda che riguarda la presenza e le attività degli extraterrestri qui su questo pianeta. È per la stima che abbiamo per la sua capacità e umiltà di ammettere errori commessi nell'interpretazione di certe affermazioni delle anime interrogate sotto ipnosi che vorremmo farle una domanda più complessa al riguardo di certe contraddizioni che troviamo nelle sue ultime dichiarazioni. Lei sostiene che l'evoluzione spirituale sia un percorso prettamente personale che ciascuno di noi deve fare e compiere e che nessuno può aiutare altri su questo percorso. Inoltre afferma che se ci fossero extraterrestri buoni, loro non interverrebbero mai perché sanno che ognuno deve percorrere la strada dell'evoluzione spirituale o animica da solo. Ma in fondo stiamo parlando di anime e non di alieni e terrestri, perché l'anima non è un monopolio dell'essere umano terrestre, come anche il concetto della dualità è virtuale. In Genesi 3 dice che sono le anime stesse a scegliere il loro ruolo e di vivere certe esperienze di cui hanno bisogno per progredire nella loro evoluzione. Dall'altro lato sa che l'umanità è esposta a molteplici manipolazioni, controllo mentale, ARP, frequenze che interferiscono con la pineale, manipolazioni genetiche, per non parlare dell'infestazione con degli esseri senza corpo. E secondo il principio dell'universo olografico, ogni cosa trova il suo corrispondente su un altro piano, nel micro come nel macro. Quindi quello che vale per la Terra vale in qualche modo per tutti i piani e dimensioni. Dalla nostra propria ricerca con anima risulta
che però certe anime si sono incarnate da dimensioni superiori qui in questo mondo e su questo piano basso, proprio per aiutare ad elevare il livello di consapevolezza dell'umanità grazie alla loro coscienza più evoluta, essere Indaco, Cristallo e Arcobaleno. Queste anime affermano di essere qui in missione, forse questo vale anche per lei, e che il loro scopo non è tanto di fare l'esperienza della morte, come è il caso per le anime sul livello evolutivo inferiore, ma bensì di portare l'umanità a un punto dove essa si accorga del dilemma della sua situazione. La domanda adesso è: se è vero che l'evoluzione spirituale è un percorso da compiere a livello personale e se è vero che le anime si scelgono prima che ruolo giocare durante le loro incarnazioni, allora come si rispecchia lei come anima evoluta e come considera la sua ricerca il fatto che abbia già aiutato tante anime a liberarsi in questo contesto? Non è anche questo un intervento secondo la sua definizione? E non è anche fornire strumenti come il Triad Color Test un intervento su questo percorso personale dove ciascuno dovrebbe trovare il metodo giusto per evolversi? Qui entra in discussione lo scienziato che si crede fuori dall'esperimento mentre fa parte di esso. Se tutto è come abbiamo scelto noi, che bisogno c'è di distruggere Brahman e di riunire le tre parti integranti della consapevolezza? Perché se le anime scelgono veramente sempre che vitaccia fare per progredire, allora in realtà non esiste nessuna manipolazione da parte di nessuno, niente da cui liberarsi e niente da cambiare. Sarebbe più giusto lasciare andare le cose come stanno adesso. Se però si tratta in realtà di un problema molto più complesso che non solo riguarda questo mondo e questo livello, ma tutto l'universo, sotto questa prospettiva non sarebbe non solo ammissibile, ma piuttosto necessario che ci sia un intervento per aiutare, come fa lei, o tante anime evolute incarnate qui, visto che tutto l'universo, in senso olografico e olistico, è manomesso e subisce l'effetto di una manipolazione non gradita? Tanti saluti. Sì, questo, cioè, ci vuole un... 3 ore per rispondere a tutta una serie di questioni, però cercherò, e non ci riuscirò ovviamente, a essere più semplice possibile. Il percorso che io ho fatto è un percorso che, giustamente, come dice la lettera, è stato modificato nel tempo. Io ho creduto all'inizio di dover aiutare le persone a uscire dal problema. In questo contesto io ho fatto quello che i cattolici di oggi chiamerebbero il peccato originale, cioè un peccato di superbia gravissimo. Ho creduto di poter modificare la coscienza degli altri con la mia volontà. Ed è stato l'istante in cui ho fatto più insuccessi. Nell'istante in cui io ho capito, e non è stato un istante, ma è stato un periodo lungo, che io in realtà non dovevo aiutare nessuno, io ho cambiato totalmente punto di vista. Io ho fornito degli strumenti sui quali pensavo di dimostrare, per la bibliografia magari che c'è scritta negli articoli, che la gente magari non va a leggere, non si accorge neanche che c'è scritta, ma di aiutare il lobo sinistro, l'emisfero sinistro, la razionalità dell'essere umano a comprendere che bisognava fare qualcosa e di incentivare l'emisfero destro, che per ragioni storiche era sempre stato un po' tarpato negli ultimi millenni, a invece manifestare tutta la sua grandezza. Io non aiuto nessuno, ecco dov'è il problema. Io ho fatto prima l'errore di credere che potevo aiutare qualcuno. Io ora non posso aiutare nessuno. Pensate che prima di aiutare qualcuno io dovrei essere in grado di aiutare me stesso. E questo lo capite perfettamente vedendo nelle condizioni in cui sono, che ancora non ho compreso bene come uscire da questo problema. Però alcune cose ce le ho chiare, come si fa a fare determinate cose. Così, 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 e le ho scritte queste cose. Moltissima gente ha compreso, ha applicato i metodi che avevo descritto ed è uscita dal problema, il che vuol dire è entrata nella sua coscienza e consapevolezza, e non perché l'ho aiutata io, ma perché io ho solo, unicamente aiutato me stesso, perché nell'aiutare gli altri a uscire dal loro problema io sto aiutando me stesso. Come sempre, nessuno fa niente per gli altri. Questa è una cosa che si dovrebbe capire nella
realtà di tutti i giorni. Buongiorno signora, passi prima lei? No, passo prima io. Ecco, l'ho fatta passare prima perché così dopo non mi romperà i coglioni. E comunque l'ho fatto per me. Qualsiasi cosa fate per un altro, analizzatela bene, scoprirete che la fate per voi. Che male c'è? Il male è che voi credete di fare le cose per gli altri, come i cattolici che stanno sempre a, oppure quelli del Rotary, quelli del Lions, che danno un sacco di soldi a tutti quanti perché fanno la beneficenza. Non hanno bisogno i poveri dei soldi, hanno bisogno della compassione e dell'amore, e questo quelli del Rotary e del Lions non gliela possono dare perché non ce l'hanno. In questo contesto, io so perfettamente che non ho aiutato gli altri, io ho aiutato me, perché se gli altri capiscono, gli altri sono io mi specchio in loro, e se gli altri imparano e comprendono prima di me, poi mi verranno a salvare anche me. Questa è la realtà dei fatti. Non esiste l'idea che c'è uno dall'alto che viene giù da noi e che ti salva. Gli altri se ne fottono di te. È come il discorso che ho fatto agli studenti l'altro giorno in aula. Cosa credete? Che i professori se ne fottano di voi? Se ne fregano di voi. Ecco, questa è la realtà dell'università italiana, che essendo un universo virtuale, olografico e frattalico, quello che succede nell'università italiana succede nell'universo intero. Allora, andiamo da Paolo. Paolo? Non è più forse col... Eccolo, no, scusa, cioè, Fabio, dove sei? È che levo il microfono. Ah, cioè, giusto. Silenzio il coso per non fare casino e mi trovo un po'. Mannaggia! Grande Paolo. Allora, che cosa hai, qualcos'altro, qualche altra curiosità? No, diciamo che le domande più importanti comunque gliele ho fatte, insomma, sì. Ok, io invece avevo da chiedere, andando veramente verso la... Anzi, scusa, no, sì, forse dimmi, una gliela vorrei fare. Secondo te, Corrado, sarebbe possibile con qualche addotto in ipnosi ricostruire alcuni omicidi commessi da militari? Sì, sarebbe possibile. Ecco, ok. È possibile proprio farlo operativamente, in pratica, cioè... Pensi che possa arrivare, non io ovviamente, qualcuno dei tuoi collaboratori, te, chi vuole, chi il può. Problema, dunque, allora la risposta, se sarebbe possibile, risposta sì, è possibile. Il problema è, lo vuoi fare? Potrei rispondere no, ma dovrei dare una motivazione in fondo, perché questa cosa non, sostanzialmente in primis non servirebbe a niente, perché la legge italiana prevede che anche se negli Stati Uniti d'America l'ipnosi viene vista in un modo differente, in Italia, siccome non si conosce ancora il meccanismo dell'ipnosi, io lo conosco bene, ma pare che gli addetti ai lavori no, e sono loro gli esperti, perché non puoi andare a chiedere a un chimico come funziona l'ipnosi, no? Lo vai a chiedere a uno psichiatra. Ecco, io pur di non chiedere a uno psichiatra una cosa mi sparo nelle palle, però purtroppo il tribunale lo chiede giustamente, perché è così che si fa, allo psichiatra. E quindi lo psichiatra ti dirà che comunque quello, le nozioni che te hai non funzionano. Va anche ricordato però da questo punto di vista che la polizia italiana e i servizi segreti hanno fatto le peggio cose. No, come aspetta, scusa stato... Corrado, ti interrompo, sì. Questo lo so perfettamente, a me non mi serve processualmente, però certe conoscenze possono servire indirettamente magari a trovare una persona scomparsa. Sì, sì, certo, certo. Ti faccio un esempio, e molti mi dicono: ma come hai fatto a ricostruire per le bestie di Satana tutto questo? Ma gli stessi ragazzi coinvolti mi hanno detto: ma noi non ci eravamo arrivati neanche noi a quello a cui sei arrivato te. Perché? Perché io so cosa succede. Quindi è più facile poi, una volta che tu sai cosa è successo, andare a cercare le prove. Però tu devi mantenere a livello medio del magistrato o avvocato, che è un livello da dementi. Quindi sì, sì. Manteniamo, diciamo, io poi mantengo un profilo processuale demenziale, perché ovviamente non posso andare oltre, però comunque ho trovato molte più prove di qualsiasi altro, sì, sì, certo, avvocato, certo, poliziotto, certo, che ha lavorato prima di me. Certo,
Certo, a questo proposito ci furono alcuni ricercatori negli anni passati, per fare un esempio, linguisti che studiavano lingue antiche, che mi chiesero se li aiutavo a ricostruire alcune lingue antiche utilizzando l'ipnosi, cosa che noi possiamo fare sicuramente. Quindi anche nell'ambito universitario, della scienza ufficiale, diciamo così, ci sono delle persone che non si vogliono tanto sputtanare sull'aspetto del questi dati li ho presi dall'ipnosi, ma che comunque questi dati che potrebbero essere presi dall'ipnosi poi gli servirebbero per comunque andare a trovare delle cose che poi vengono fuori, sicuramente. Ah, perfetto, quindi magari questo discorso, se ti va, lo riprendiamo in privato. Non che ti voglia chiedere aiuto a te, certo. Ma magari mi indichi qualcuno che mi può aiutare. Certo. Va bene, ok. Volevo chiederti, Corrado, proprio in virtù di tutto quello che ci hai detto stasera, che cosa si può fare per scegliere, diciamo, quello che noi lo facciamo spesso inconsapevolmente, cioè scegliere le esperienze che noi poi andiamo a vivere, no? C'è un modo per indirizzarle, diciamo, verso magari le nostre aspirazioni, i nostri desideri? Si può fare? Sì, si può fare. Io credo che si possa fare. Ci sto un po' lavorando, perché io un po' sto tentando di applicare su me stesso queste cose, e sto studiando alcuni studi che hanno fatto anche altri nel mondo. Lo cito ora sovente, ma non è l'unico. È un certo José Luis Parise, che è uno psicoanalista, psichiatra dell'America Latina, argentino, che ha dettato, lui ha studiato per 30 anni come funziona la magia negli sciamani di tutte le tradizioni mondiali, e ha tirato fuori 11 punti attraverso i quali si può cambiare la realtà virtuale. Lui sostiene, in fondo l'ho scoperto da poco, da un paio d'anni, un anno e mezzo, che l'universo è non locale, come dice Bob, che c'è solo il presente, e che il passato e il futuro sono solo manifestazioni dell'onda quantica del presente. Insomma, racconta un po' le stesse cose che dico io, senza bisogno di parlare degli alieni, ma per creare una filosofia di vita che ti possa portare a creare il tuo presente. E in questo contesto, una delle cose interessanti che dice, pensate, siccome il passato e il futuro non esistono, ma esiste solo il presente, se tu vuoi ottenere un certo tipo di risultato, mentre pensi che nel futuro questo risultato ci sarà, ti devi sentire ora come se tu già lo avessi presente, perché il futuro che tu vedi, in cui hai questo risultato, è copresente con il presente, e solo se tu senti e hai coscienza che nel futuro hai questo risultato, la tua coscienza è anche nel presente, quindi ti devi sentire in qualche modo già con l'aver ottenuto questa cosa. Questo è solamente uno degli 11 certo. punti. Poi andate su internet, scoprite le sue conferenze, lui parla in spagnolo, ma quando parla piano si capisce bene, e quindi potete comprendere questi 11 punti. Credo che ci sia ancora da vedere qualcosa, però lui ha fatto degli studi profondi, e insomma vale la pena anche di dargli un attimo retta. Assolutamente, è un po' quello che dice anche la legge di quella che viene chiamata legge di attrazione, no? Che sta venendo fuori anche a volte in modo un po' banale negli certo. ultimi anni. Sulla certo. morte invece no, perché è la paura da sempre dell'uomo, e anche il senso del nostro essere qui, oltre a questo nostro fare esperienza, però poi c'è la morte. Sì. La morte che cosa diventa? Perché tu quando parli, no, di anima che comunque fa sì. queste esperienze e quindi vive più vite contemporaneamente? Sì, allora c'è un aspetto orizzontale e un aspetto verticale della questione. La parte animica, se vogliamo parlare solo della parte animica, vive in un contesto di più contenitori nella stessa unità di spazio, ma in tempi differenti. Tra un contenitore e l'altro, quindi io ho una vita, quella che Brian Weiss, psichiatra americano, chiama vita passata, non esiste la vita passata, è copresente con il presente, cioè sta accadendo in questo istante.
e noi abbiamo, fai conto, ma mettiamo per ipotesi tre contenitori per semplificare, uno nel passato, uno nel presente e uno nel futuro. La parte animica entra nel passato, nel presente, nel futuro, nel passato, nel presente, nel futuro con una velocità elevatissima, tipo 10 alla meno 44 secondi in tempo di Planck, di differenza tra l'uno e l'altro, quindi non misurabile, e a te ti sembra sempre di essere con la tua parte animica dentro, ma questo non è così, perché in realtà ha già fatto la scansione di tutti i tuoi corpi. In questo contesto tutti i tuoi corpi sono come delle lampadine che sono collegate in parallelo, non in serie, perché se fossero collegate in serie lui dovrebbe fare, la tua anima, l'esperienza della prima lampadina, poi accendere la seconda, poi accendere la terza, e quindi ci vorrebbe un tempo lunghissimo. Invece con le lampadine in parallelo, anche se se ne spegne una, le altre rimangono accese e tutto accade in un unico istante. Questa è un po' l'idea della fisica di Bohm, della non esistenza del tempo. In questo contesto, quando tutte i tuoi contenitori hanno fatto tutte le esperienze, nascono e muoiono contemporaneamente, la tua esperienza è complessa, è fatta, è completata. Va sottolineato che il corpo, i corpi dei tuoi contenitori sono morti dall'inizio alla fine. Non è che il corpo è vivo e muore, il corpo è morto sempre, è come un cappotto. All'inizio è un cappotto nuovo e alla fine è un cappotto vecchio, ma si muove il cappotto perché ci sei te dentro, c'è la tua coscienza che nell'istante in cui entra nel cappotto diventa cappotto. Quindi il tuo corpo, il tuo contenitore è anche la tua coscienza, la tua anima, la tua mente, il tuo spirito, ma poi è un cappotto, verrà abbandonato per fare altre cose. E non so se vi piacerà o non vi piacerà l'aspetto finale della situazione, che purtroppo o per fortuna la morte non esiste. Nessuno muore, il corpo è già morto all'inizio e quindi manco teniamolo presente. Anima, mente e spirito hanno coscienza, la coscienza è eterna, non immortale. Anima è immortale perché non ha l'asse del tempo, ma alla fine dell'universo anche lei si ridimensiona. Ma anima, mente e spirito uniti insieme formano la coscienza universale. La coscienza è eterna, non è immortale, eterna. Non muore nessuno, non moriamo noi e non muore l'alieno. A qualcuno gli piacerà sapere che il suo nemico non morirà mai e il suo nemico fa parte di se stesso. Io, se penso al mio ex direttore del dibattimento, gli sputerei nel chiasma ottico in questo istante, ma purtroppo sputerei nell'occhio di me stesso, cioè in una parte di me che non ha ancora preso coscienza di sé. Ecco che cosa voglio dire: non muore nessuno, state tranquilli. Ed esiste il cosiddetto al di là? Cioè, c'è una dimensione in cui anima ancora, che diciamo che non è andata a fare altre esperienze, diciamo, fluttua, oppure finita un'esperienza ne fa subito un'altra? Finita un'esperienza ne fa un'altra è un concetto che è temporale. In realtà il tempo non esiste, anima fa tutte le esperienze in un unico istante, anche se a noi ci sembra che fa delle esperienze in modo differente nel tempo, spalmate nel tempo. La parte animica che noi mettevamo in ipnosi diceva sovente: noi andiamo a giocare da un'altra parte dopo che abbiamo smesso di giocare qui. E questa cosa mi faceva sorridere, poi era anche molto commovente, perché la parte animica sembra come una bambina piccola. E in realtà, quando noi abbiamo compreso come funziona l'universo, noi siamo i creatori dell'universo. Questo universo che noi abbiamo creato ci è stato strappato di mano dagli alieni, da quelli che hanno fatto finta di essere i nostri dei e hanno girato loro la giostra con le regole loro. Ora noi abbiamo ripreso la nostra coscienza, abbiamo capito tutto e abbiamo capito che la giostra è nostra. Ora perché spegnere tutto? Ora che abbiamo capito come funzionano le cose, ma perché la giostra non la giriamo noi con le nostre regole? Questa è quella cosa che io chiamo l'inizio del mondo felice. Questa è la rivoluzione culturale, l'acquisizione di consapevolezza e di coscienza che crea un mondo nuovo. Bene, e una cosa che non ti ho chiesto prima quando parlavamo delle adduzioni, perché mi pare di aver letto, no? Tu a volte hai parlato anche dei bambini che vengono addotti, che spesso raccontano ai genitori intorno ai 3 anni
magari di aver visto questi esseri, non vengono ovviamente creduti, e lì poi iniziano, perché poi questo bambino non si aprirà mai più con loro. Certo, certo. Quello che succede è che a volte i genitori si rendono conto di essere addotti perché i loro figli denunciano questo problema in casa. Loro credono che si tratti di un problema del loro figliolo. Loro si specchiano, come dicevo prima, nel loro figliolo, il quale gli dice inconsciamente ai genitori che non capiscono: guarda che ti è toccato anche a te. Ecco, da questo punto di vista direi ai genitori: mettetevi una mano sulla coscienza, cercate di capire dentro di voi che cosa vi sta succedendo, perché voi uscite dal problema, se volete, perché l'unico modo di far uscire i vostri figli dal problema è uscire voi prima. Un'altra curiosità, proprio questa è proprio puerile, questi alieni vengono da altre, cioè da dove vengono, cioè fisicamente dove vivono? Esistono alieni che vivono in altri mondi del nostro universo, ed alieni che vivono in un'altra parte di universo che è costruita in un modo differente. E questo è un po' l'aspetto del mito che lega Shiva a Vishnu. Vishnu è il dio creatore di questo universo, e Shiva è il creatore del, chiamiamolo un po', anti-universo, se così vogliamo. La luce da una parte e il buio dall'altra, anche se tra la luce e il buio non è che c'è grande differenza da questo punto di vista, con tecniche diverse, metodologie diverse, tutti vogliono prendere la parte animica dell'essere umano e di tutti coloro esseri che nell'universo hanno questa cosa, perché loro vogliono, non avendo la parte animica, non hanno capito che è nella consapevolezza della morte la comprensione della vita eterna. Non lo possono capire perché non hanno la coscienza di anima, non c'hanno l'hardware, la scheda, non lo possono capire. E allora loro credono che prendendo la nostra esperienza, rubando la nostra parte animica, loro sarebbero salvi. E in realtà è come se tu ti trovassi di fronte a una persona che ti chiede con la pistola puntata il portafoglio, e sai perfettamente che se gli dai il portafoglio tu morirai di fame, sai perfettamente che se non gli dai il portafoglio tu morirai perché lui ti spara. Cosa devi fare? Devi cercare di scappare in qualche modo per salvare te stesso, ma ti devi ricordare che alla fine devi tornare per salvare anche lui, che non ha capito che se ti uccide morirà anche lui, perché tu sei la unica possibilità che lui ha di vivere. Solo chi è anima può salvare l'altro. L'ultima cosa che ti chiedo, anzi più che una domanda, è così, è un tuo messaggio a chi ci ascolta, a come vivere questi tempi, a come viverli nel modo migliore. Un po' l'hai spiegato, però ecco, come messaggio finale. Sì, ma molto semplice. Lo so che la gente magari non ha voglia di farlo, non capirà. Ci sono due o tre punti fondamentali. Uno è che l'essenza e la conoscenza e la coscienza si hanno facendo. Non vi preoccupate di fare male o bene, fate, perché nel non fare non si è. Cioè, devi acquisire consapevolezza di sé, quindi di fare devi essere. Se non fai non sei, questo è il primo punto della questione. E poi devo dire anche una cosa fondamentale, che secondo me un esercito di 1000 persone contro chi non si sa nemmeno non va più bene. Secondo me è meglio 1000 eserciti di una persona sola, cioè ognuno salva se stesso in questo istante, nell'istante in cui tu comprendi. Siccome tutti sono collegati insieme attraverso una cascia generale, attraverso un campo morfogenetico, attraverso una coscienza unica, se tu capisci, tutti nello stesso istante hanno compreso. Non hanno capito che hanno compreso, ma hanno compreso. Quindi tu non perdere tempo nell'aiutare un altro, aiuta te stesso. Me lo ricordo una delle mie laureande, 1983-85, non mi ricordo, mi disse: non si può voler bene agli altri se non si vuole bene a se stessi. Ecco, quella frase mi ha cambiato la vita. Fantastico, è stato un incontro straordinario quello con te, Corrado.
veramente lo sapevamo, ma poi solo vivendolo si può davvero essere così arricchiti da queste parole, da questa veramente elevata consapevolezza che ci illumini, altro che lux, tu ci mandi tanta, tanta luce. Allora Paolo, vuoi salutarlo? Adesso arriva, accende il microfono. Sì, sì, ci voleva anche il secondo. Allora, va bene, ok, quindi niente, un saluto. Corrado, credo che ti ricontatterò, oppure magari preferisci che contatto qualche tuo collaboratore invece che scoccio a te. Come ti pare, e come vuoi. Beh, no, anche come pare a te. Se tu mi puoi indicare qualcuno che possa aiutare nelle cose che ho detto, vado anche da un altro, così ti sgravio dal lavoro. Altrimenti... Sì. Ora, in questo istante non saprei darti un'indicazione precisa, però magari tieni contatti con Luigi. Luigi, ok. Bova. Chi sarebbe? Luigi Bova. Sì, basta che tu scrivi al sito di Coma. Al sito di Coma c'è una email che è corradomalanga@qualcosa, non mi ricordo, che però è letta dalla redazione. Ok, va bene. Ti ringrazio allora. Senti, grazie, un abbraccio e buon proseguimento. Buon lavoro per te, buon lavoro. Grazie, ciao. Grazie Corrado, spero che ci risentiremo poi in seguito. Grazie e buonanotte. Buonanotte a voi, a tutti. Grazie per avermi sopportato. No, è stato grazie a te. Ciao. Ciao.